Ascari in un comitato che si aggiunga a quelli già operanti. La scelta serve a consentire anche al collegio che si occupa del regime penitenziario di alta sicurezza e dell'esecuzione dell'articolo 41 bis di poter svolgere audizioni mediante videoconferenza, opzione di fatto preclusa a tutti i gruppi di lavoro. Naturalmente l'istituito comitato delibererebbe la riassunzione degli atti già compiuti e acquisiti in sede di gruppo di lavoro. La materia di competenza del nuovo comitato rimarrebbe la stessa del gruppo di lavoro e tutti i gruppi rappresentati in commissione saranno chiamati quanto prima ad indicare i loro partecipanti. Ferma restando la regola che facoltizza ogni componente la commissione a prendere parte ai lavori di tutti i collegi minori. Se non vi sono osservazioni, resta così stabilito. Rendo poi noto che è pervenuta una richiesta da parte del Dipartimento di Scienze Sociali dell'Università Federico II di Napoli, laboratorio interdisciplinare di ricerca su mafia e corruzione. Essa riguarda una pubblicazione deliberata dalla passata Commissione Antimafia, cui ha altresì preso parte la conferenza dei rettori delle università italiane ed il Ministero dell'Università e della Ricerca. Un protocollo d'intesa fu stipulato il 4 agosto 2016, fissando gli obiettivi definiti dalla CRUI e dalla passata commissione d'inchiesta. Il titolo della pubblicazione definitiva è il seguente: il ruolo delle università italiane in tema di mafie, stato dell'arte e prospettive, ed è stato coordinato dal professore Stefano D'Alfonso, consulente della Commissione. Poiché la pubblicazione giunge quando la Commissione che l'ha promossa non è più in funzione, è richiesto, per prassi, se questa Commissione, che ora ne prende il posto le veci, acconsenta ad associare il nome dell'istituzione al prodotto finale della ricerca. Comunico che sono state perfezionate due convenzioni. Si tratta della convenzione con l'Osservatorio sulla criminalità organizzata del Centro Interdipartimentale di Ricerca dell'Università di Milano, che al momento ha la firma dei competenti organi dell'Ateneo Meneghino. Vi è poi l'ulteriore accordo con l'Università della Ricerca, della Memoria e dell'Impegno Rossella Casini di Limbadi. Quest'ultima convenzione è stata stipulata in seguito alla visita della Commissione in quel di Vibo Valentia e alle interlocuzioni che sono poi proseguite con Don Ennio Stamile, che è il rappresentante legale di quell'istituzione di studio e ricerca. Informa infine che con il Consiglio Nazionale delle Ricerche ho avviato un progetto di ricerca e sviluppo tecnologico in prima persona finalizzato allo sviluppo di innovativi strumenti digitali per la valorizzazione del patrimonio documentale della Commissione parlamentare antimafia a partire dalla data di istituzione della stessa, il 1962. Preciso che quest'ultimo accordo è stato realizzato a titolo integralmente gratuito e non presenta pertanto impegni di qualunque sorta per la Commissione. Ricordo a tutti i presenti che sono già state fissate le date per le audizioni del direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il dottor Marcello Minenna, il 4 marzo, e del direttore del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, il dottor Bernardo Petralia, il 10 marzo. Infine verrà convocato, presumibilmente con prima data utile il 23 febbraio, il dottor Luca Palamara, già consigliere superiore e presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati. È bene precisare sin da ora, come anticipato nell'ufficio di presidenza, che tale audizione potrà svolgersi solo e soltanto nel puntuale perimetro della materia di pubblico interesse di competenza della Commissione Antimafia.
Il dottor Gaetti, già senatore della scorsa legislatura e componente di questa commissione in qualità di vicepresidente, ha avanzato richiesta di declassificare la relazione che aveva presentato nel marzo del 2015 alla stessa commissione antimafia di cui era membro, inerente alla vicenda della morte del dottor Attilio Manca, trattandosi di un atto classificato su richiesta esplicita di chi ha concorso a formarlo, cioè lo stesso tanatologo dottor Gaetti. Preciso che qualora non vi fossero osservazioni riterrei di devolvere l'istruttoria per la modifica di regime al Comitato Primo, coordinato dall'onorevole Salafia. Prima di dar la parola al generale Aceto, do la parola al senatore Mirabelli. Sì, Presidente, sull'ordine dei lavori, o meglio sulle comunicazioni che lei ci ha fatto. Come lei sa, l'ultimo ufficio di presidenza è stato praticamente andato deserto e quindi le chiedo scusa, ma vorrei mettere a verbale due cose. La prima, io sono molto d'accordo. Sto aspettando che dottor finisca. Mirabelli, mi ricordano gli uffici che siamo in diretta televisiva, quindi mi sì. Faccia sapere se lei preferisce continuare in questo. No, io continuo tranquillamente. No. Per chiederle, prego. Presidente, non solo di accettare il sostegno della Commissione Antimafia al lavoro fatto sull'università di cui ha accennato prima, ma sarebbe utile, conoscendone il valore, avendo la Commissione della scorsa legislatura avuto un ruolo importante nella costruzione di quel progetto, sarebbe utile, io credo, che questa Commissione valorizzasse un lavoro comunque fatto dall'istituzione e magari si organizzasse anche una presentazione, un momento pubblico che mette in risalto quel lavoro. L'altra questione, Presidente, io le chiederei di rinviare la decisione sull'audizione del dottor Luca Palamara, perché guardi, intanto mi piacerebbe discutere nel merito, lo faremo semmai in ufficio di presidenza, sulle ragioni per cui la Commissione Antimafia dovrebbe essere interessata per la propria attività e in quale filone d'inchiesta a audire Luca Palamara. In secondo luogo, io penso che non sia opportuno che la Commissione Antimafia diventi una tribuna, un'ulteriore tribuna, vedo che ne ha molte televisive, in cui il dottor Luca Palamara intervenga in un momento in cui c'è pendente un suo ricorso, mi pare, rispetto ai provvedimenti disciplinari che sono stati fatti e su cui si deve esprimere la magistratura. Per cui almeno per questa ragione chiederei di sospendere la decisione su questo passaggio. So che deve intervenire il deputato Migliore. Grazie, signor Presidente. Io altrettanto, valutando anche le circostanze nelle quali si è tenuto, temporali, che ovviamente hanno tenuto impegnate le forze politiche nell'ultimo ufficio di presidenza e quindi non avendo potuto partecipare come gruppo all'ultimo ufficio di presidenza, vorrei associarmi alla richiesta del senatore Mirabelli in relazione a quanto concerne l'audizione del dottor Palamara, in relazione innanzitutto ad una maggiore comprensione di quale debba essere, come lei ha specificato, il perimetro entro il quale verrebbe audito, e poi in relazione ad una circostanza che, per quanto mi riguarda, per questa commissione risulta fondamentale, cioè quella di costruire delle relazioni che possano in qualche modo avere un carattere di compiutezza, cosa che
per quanto attiene a questa vicenda, di cui pure ho conoscenza per quanto attiene alla lettura del libro del dottor Palamara, non mi pare vi sia, diciamo così, un'evidenza, non mi pare che ci sia un elemento complessivo rispetto al quale ragionare in questi termini, per cui le chiederei altrettanto di rinviare. Allora, se non ci sono altri interventi, non mi pare che ci siano altri componenti della Commissione che vogliono intervenire, debbo precisare che relativamente alla prima delle due richieste avanzate dal senatore Mirabelli non ci sono affatto problemi e pertanto sarà nostra cura organizzare al più presto, nei limiti di quanto l'attuale situazione pandemica imponga a tutti quanti noi, un evento, un palcoscenico degno di poter celebrare il lavoro svolto appunto dalla precedente commissione in concorso con l'università e con il dottor D'Alfonso. Relativamente invece alla questione, chiamiamola così, Palamara, io ci tengo a rileggere con attenzione quanto è stato proposto, seppur in maniera molto sintetica, nello speech, e cioè si è detto che, come anticipato in ufficio di presidenza, tale audizione potrà svolgersi solo e soltanto, ho aggiunto, nel puntuale perimetro della materia di pubblico interesse di competenza della Commissione. Tutti quanti abbiamo letto il libro scritto a quattro mani da Sallusti e da Palamara, però credo che tutti quanti siamo rimasti un pochino sbigottiti dal leggere le vicende relative all'estromissione, poi alla revoca dell'estromissione del dottor Di Matteo dal pool istituito presso la Procura Nazionale con il compito di indagare su presenze estranee sulla scena delle stragi, perché il dottor Palamara scrive, io questo me lo voglio far ripetere nella sede istituzionale, credo che questa sia la sede istituzionale più degna, scrive che di ambedue le decisioni, a suo avviso, il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho non sarebbe stato il diretto responsabile. Allora io voglio sapere chi possa essere eventualmente considerato tale. Ma ho anche curiosità per domandare in merito ad una chat che è riportata anche in questo testo fra l'allora ministro dell'Interno Marco Minniti e il futuro procuratore nazionale antimafia, nonché attuale procuratore nazionale antimafia, cioè il dottor De Raho, perché quelle parole, insomma, mi sono sembrate quantomeno da precisare e da chiarire. E poi ci sono anche questioni afferenti, vicende che riguardano una procura distrettuale che è fondamentale nell'azione di contrasto a Cosa Nostra ed esattamente quella di Palermo, perché anche là alcune vicende sono state prospettate in maniera abbastanza intrigante, tale da meritare, a mio avviso, approfondimento, così come per quanto riguarda la vicenda per cui il dottor Pignatone ha preannunciato querela nei confronti del dottor Palamara, in merito alla, diciamo così, riconversione da parte dell'allora ministro Bonafede relativamente alla scelta del capo DAP, che inizialmente era stato, per quello che abbiamo saputo tutti, individuato appunto nel dottor Di Matteo, tant'è che è stata fatta per telefono appunto questa comunicazione con cui l'allora ministro Bonafede invitava il dottor Di Matteo a raggiungerlo a Roma per dar risposta in merito a tale offerta di ruolo e di incarico. Questi mi sembravano i profili su cui costruire un perimetro ben delineato, ben preciso, ben puntuale. Se poi qualcuno ne volesse aggiungere altri, purché ci sia attinenza con l'azione di contrasto alle mafie, questi mi sembravano quelli più netti. Relativamente alla richiesta di sospendere fin quando
è pendente il ricorso presentato dal dottor Palamara presso la Corte di Cassazione, credo che si sia forse in una situazione per cui, non potendo presupporre tempi che siano ragionevolmente rapidi, noi si debba anche correre il rischio di eventuali strumentalizzazioni, perché io per primo capisco l'eventuale rischio di rendere questa audizione un'audizione particolarmente scoppiettante, ma vi posso garantire che sono anche convinto della necessità di sentire direttamente, facendo verbalizzare quanto verrà detto dal dottor Palamara. Sono curioso di sentire che cosa si dirà in merito a questi punti che vi ho appena elencato, perché reputo che la nomina del procuratore nazionale antimafia non sia materia su cui il ministro dell'Interno debba intervenire in maniera così esplicita come è stato, al contrario, sembrerebbe fatto. Se poi alla trascrizione di chat dovessero seguire anche ricordi di discussioni che oralmente si sono sviluppate, tutto questo concorrerà a definire il quadro. Però sono sempre dell'avviso che, ferma restando la decisione di continuare, noi si possa anche decidere di tornare sulla questione il prossimo ufficio di presidenza, che a questo punto dovrà essere fatto necessariamente la prossima settimana, senza però rinviare oltremodo, perché questa commissione ha il dovere morale, e questo lo diceva lo stesso senator Mirabelli in precedenza nell'ufficio di presidenza a cui lo stesso ha partecipato, il dovere morale di tornare ad essere nel pieno della sua operatività, e quindi a mio avviso dobbiamo procedere. Ma adesso, se c'è qualcun altro che vuole intervenire, prima del secondo intervento del senatore Mirabelli, concedo la parola a chi non è intervenuto, se prenotato il senatore Endrizzi. Sì, Presidente, io la ringrazio per aver ricapitolato a noi che non eravamo presenti all'ufficio di presidenza quali erano le ragioni della proposta, che io trovo assolutamente pertinente. Condivido col senatore Mirabelli la necessità di garantire che il perimetro non venga valicato e dunque che vi sia da parte sua, Presidente, nell'eventualità una moderazione stringente, sia per quanto riguarda le dichiarazioni rese spontaneamente, sia per quanto riguarda l'attinenza delle domande eventuali successive. Grazie. Di questo, senatore Endrizzi, sarà certamente compito mio, insomma, essere all'altezza della situazione, e di conseguenza, pur comprendendo le ragioni di prudenza e forse anche di diffidenza nei confronti dell'audizione che è stata al sottoscritto proposta, io credo che questa commissione non possa sottrarsi a questo dovere. Però sono qui per ascoltare il vostro parere, quindi do la parola al senator Mirabelli, sempre che non ci siano ulteriori... Forse deve aggiungere qualcosa. Quello che lei ha appena detto era assolutamente implicito. Nel momento in cui è pertinente la questione, diventa anche doverosa, giacché dovremmo sottrarci anche al rischio opposto di essere strumentalizzati nel momento in cui si dà spazio, o anche esserlo renitenti rispetto a un dovere d'ufficio. Sì, senatore Endrizzi, io ricordo a me stesso innanzitutto che noi su questa materia abbiamo avuto l'impegno da parte dell'ex ministro, del ministro in carica Bonafede, a tornare dopo la prima audizione, che è stata per motivi d'aula un'audizione anche interrotta, insomma problematica e così via. Poi per tanti motivi questa seconda audizione non è stata possibile, e di conseguenza credo che noi si debba onorare l'impegno che abbiamo assunto con il Paese, e quindi dobbiamo arrivare al dunque, anche perché le vicende delineate, seppur forse allusivamente, dal dottor Palamara nel testo che tutti quanti abbiamo letto, sembrano meritevoli di approfondimento,
E quindi io non posso sottrarmi ad un obbligo che è innanzitutto logico e dunque morale. Prego, senatore Mirabelli. Sì, grazie Presidente. Mi scusi se riprendo la parola per chiederle intanto, visto la decisione che ha preso, cioè di ridiscutere la vicenda o discutere la vicenda in ufficio di presidenza, di smentire immediatamente l'agenzia che è già uscita e che dice che il 23 noi audiremo Luca Palamara. Non commento, io troverei strano se mentre stiamo ancora discutendo questa cosa qualcuno avesse già deciso o concordato con Luca Palamara di fare questa audizione. La seconda cosa che voglio dire è le cose che mi ha detto Presidente, che ci ha detto Presidente, io le ho ascoltate, in quelle cose trovo molti spunti per una riflessione analoga a quella che ho fatto all'inizio, nel senso che io penso che diverse delle cose che lei ha citato non sono materia della Commissione Antimafia, ma del CSM, Commissione Giustizia, di chi ha la funzione di controllare il lavoro della magistratura. Detto questo, lei ha ragione, io in ufficio di presidenza ho detto che noi abbiamo il dovere morale di far ripartire il lavoro della Commissione, ma intendevo dire che abbiamo il dovere morale di far ripartire il lavoro della Commissione perché di fronte a una situazione come quella che c'è nel Paese, per esempio, abbiamo bisogno di mettere la Commissione a lavorare, a misurarsi sul recovery plan per capire come è possibile non solo mettere in sicurezza quei soldi, ma anche mettere in campo progetti che rafforzino la lotta alla mafia. Io penso che questo sia il compito della Commissione. Mi fermo qua. Senatore Mirabelli, io rispetto la sua... Ah, no, c'è di nuovo, mi scusi, il deputato Migliore. No, Presidente, io comprendo la sua, le sue motivazioni, ma onestamente vorrei fare una riflessione. Io, diciamo, conosco l'attività della Commissione Antimafia da molto tempo, anche se vi faccio formalmente parte in questa legislatura da pochissimo. Noi... in quella che è stata la sua ricostruzione andiamo a sindacare su eventuali procedimenti di nomina che sono tipicamente incardinati all'interno della valutazione del Consiglio Superiore della Magistratura e dell'autogoverno della magistratura stessa. Ora, o si ritiene che noi, come io ritengo, dobbiamo intervenire per valutare l'operatività e l'efficacia dell'attività antimafia nel quadro di una valutazione più complessiva che attiene ai doveri d'ufficio di questa Commissione, oppure noi in qualche modo stiamo entrando nel merito, tra l'altro presupponendo che vi possano essere delle valutazioni a prioristiche rispetto alla qualità del lavoro antimafia svolto, che secondo me non attengono alla valutazione di questa Commissione. È come se si volesse sostanzialmente verificare se la tipologia della, e le scelte che sono state operate nella selezione e nell'individuazione della nomina di determinate figure compromettesse il lavoro dell'antimafia. Io onestamente penso che si debba valutare l'operato dell'antimafia e della Direzione Nazionale Antimafia, insomma di tutto ciò che attiene a qualsiasi strumento che serva per contrastare l'attività mafiosa, piuttosto che ritenere che vi possano essere stati degli elementi che ne pregiudicavano a partire dalla nomina stessa l'efficacia. Francamente io questo lo considero più un aspetto di interna corporis del CSM ed eventualmente del Ministero e della Commissione Giustizia. Grazie deputato Migliore. Prima di replicare devo dare la parola alla deputata Aiello. Buonasera Presidente.
Io capisco le ragioni dei colleghi che magari pensano che non sia utile audire Palamara, però lei stesso poco fa ha detto, e l'ho seguito anche io in televisione, non ho, ho avuto la fortuna ancora di leggere il libro, ma presto lo farò, dove Palamara diceva, faceva il collegamento fra Bonafede e Di Matteo. Siccome noi, mi ricordo e vi ricordo, abbiamo udito tutte le persone che hanno fatto parte di questa, di questi lavori che sono stati fatti per la famosa circolare, abbiamo udito Basentini, ma abbiamo udito tutta una serie di persone. Forse è il caso che in questo caso, come diceva lei, lui ci spieghi cosa voleva dire velatamente questo collegamento che c'è stato fra il Bonafede e... Perciò io ritengo che sia utile audire Basentini, sempre nel limite dei perimetri che lei, Basentini, scusi, Palamara, nel limite del perimetro che lei ci ha indicato. Grazie, deputata Aiello. Senatore Endrizzi. Sì, Presidente, io credo, chiedo conferma di quanto mi è sembrato di comprendere dai vari interventi, e cioè che non vi è una opposizione tout court all'audizione. Semmai c'è lo scrupolo di perimetrare rispetto alle competenze della Commissione. Se dunque in sede di ufficio di presidenza si vorrà definire meglio, esplicitare, magari anche poi dandocene conoscenza, dei criteri che possono avere tratteggiato questo perimetro, ben venga. Riterrei diciamo increscioso che dovessimo rimangiarci l'idea dell'audizione dopo che è stata approvata. Per quanto riguarda l'ANSA, ha fatto riferimento alla discussione, Presidente, ha fatto riferimento alla discussione avvenuta in ufficio di presidenza. Ho ritenuto con ciò che se ne fosse parlato e che ci fosse stato un accordo in questo senso. Per quanto e solo in ragione di ciò trovo ragionevole anche che si stesse lavorando anche un'ipotesi di data. Ora, come le agenzie possono avere anche la data precisa, questo io non lo so e mi disturba, ma che vi possano essere state già delle diciamo, interlocuzioni in questo senso, se, ripeto, in ufficio di presidenza la cosa era stata discussa, non mi sembra strano. Grazie senatore Endrizzi, se non ha altro da aggiungere. Allora ribadisco quanto è stato poc'anzi letto, per fortuna c'è il testo scritto, infine sarà convocato presumibilmente con prima data utile il 23 febbraio, questo significa che potrà pure essere il 23 marzo, il 23 aprile, non lo sappiamo, la prima data utile che è stata individuata dagli uffici è stata quella del 23 febbraio. Altro non è stato detto, non è stato detto con certezza verrà udito il 23 febbraio. Punto primo. Punto secondo, io ho precisato, e mi spiace dover far attendere il generale Aceto, che la volontà della Commissione non era quella di introdursi in materia che è di altri organismi. Noi non dobbiamo intervenire interna corporis su questioni che dovrebbero essere affrontate dalla Commissione Giustizia, dal Ministero e da altri, o dal CSM. Noi però abbiamo il compito di appurare perché mai il dottor Di Matteo sia stato dapprima introdotto in un gruppo di lavoro che doveva lavorare sulla presenza eventuale di soggetti estranei a Cosa Nostra nella realizzazione delle stragi degli anni 92 e 93, per poi essere questa decisione di estromissione revocata a distanza di oltre un anno, con tutte le polemiche che sono seguite all'estromissione, perché tutti quanti ricordiamo che vi furono appunto polemiche molto serrate, e dobbiamo anche domandare al dottor Palamara quanto lui sottintende quando scrive che di ambedue le decisioni è certo non essere stato il dottor De Rao responsabile. E a me fa venire la pelle d'oca l'ipotesi che possa questa decisione essere stata presa da qualcun altro.
E questo è un problema. Poi, sempre relativamente alla questione su cui ci siamo intrattenuti più volte, attribuzione della direzione del DAP al dottor Di Matteo, anche là il libro in questione propone una chiave di lettura quantomeno preoccupante, e proprio per questo motivo, siccome non è materia da CSM ma da Ministero e così via, vogliamo un pochino capire, perché le parole riportate dal dottor Di Matteo non sono mai state smentite, non ci sono veti o dinieghi che tengano per un eventuale futuro nuovo compito. E poi c'è anche da chiarire, sì, là c'entra il Consiglio Superiore della Magistratura, e su questo valuterò con maggiore attenzione quanto sollevato dal deputato Migliore, però c'è anche da chiarire la questione della elezione di Federico Caffiero De Rao a procuratore nazionale antimafia, perché credo che sia nelle competenze del CSM e non di altri, e siccome la procura nazionale antimafia e non una procura distrettuale qualunque, credo che anche la commissione antimafia abbia titolo a domandarsi com'è che avvengano certe selezioni, certe scelte. Detto questo, credo di aver esaurito l'argomento, per cui, fermo restando che la prossima settimana ci sarà a questo punto... Come? Ma torno a ripetere, non è stata fissa... Eh sì, ma... Cioè... Perché siamo in diretta. Ed è... Certo, ma scusi, infine sarà convocato. Sì, allora lo ripeto urbi e torbi. Se leggo sarà convocato, quindi non è stato convocato, presumibilmente con prima data utile, il 23 febbraio, si può desumere logicamente che ad oggi nessuno sia stato convocato. Punto. Questo è. Quindi io adesso, se non ci sono altri interventi, darei la parola al generale Aceto. E pertanto do pertanto il benvenuto al generale Aceto, direttore del Servizio Centrale di Protezione. Ricordo che ai sensi dell'articolo 12,5 del regolamento interno, l'audito ha la possibilità di richiedere la secretazione della seduta o di parte di essa, qualora ritenga di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non possano essere oggetto di divulgazione. Dopo l'intervento dell'audito potranno prendere la parola in ordine di prenotazione senatori e deputati per porre quesiti. Prego pertanto il generale Aceto di svolgere il suo intervento introduttivo. Prego, generale. Grazie. Signor Presidente, onorevoli senatori e deputati della Commissione, desidero innanzitutto esprimere la mia gratitudine per avermi nuovamente offerto l'opportunità di fornire un contributo sulla delicatissima tematica della tutela dei testimoni e dei collaboratori di giustizia. Come ben noto, il sistema di protezione delineato dalla legge 15 marzo 91 numero 82 è stato nel tempo aggiornato con successivi interventi normativi, l'ultimo dei quali, la legge 11 gennaio 2018 numero 6, ha significativamente inciso sulla disciplina in materia di protezione dei testimoni di giustizia. A riguardo eviterò di riproporre i contenuti della mia precedente audizione del 3 gennaio 2019, che comunque possono ritenersi ancora validi, soffermandomi invece su alcune tematiche che mi sono state segnalate perché ritenute di maggiore interesse per i profili di problematicità o per le esigenze di approfondimento. E quindi partirei con una sintetica panoramica generale sulla struttura e le competenze del Servizio Centrale. Il Servizio Centrale di Protezione, costituito con legge 15 marzo 91 numero 82, è preposto all'attuazione e alla specificazione delle modalità esecutive del piano provvisorio del programma speciale di protezione deliberati dalla Commissione Centrale per le speciali misure di protezione. L'attuale assetto organizzativo e le consistenze organiche del servizio e delle relative articolazioni periferiche, originariamente fissate dal decreto del Ministro dell'Interno 26 maggio 1995, sono state recentemente attualizzate dal decreto ministeriale 6 febbraio 2020 concernente il numero e le competenze dei servizi, degli uffici, delle divisioni del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
Il Servizio Centrale di Protezione, infatti, è una struttura interforze collocata nell'ambito del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, quale articolazione della Direzione Centrale della Polizia Criminale, e dispone di un organico complessivo di 693 unità. A livello centrale il servizio è diretto con criterio di rotazione triennale da un dirigente superiore della Polizia di Stato o, come avviene in questo periodo, da un generale di brigata dell'Arma dei Carabinieri, e articolato su 4 divisioni, la prima a cui è demandata la cura degli affari generali, la seconda e la terza responsabili rispettivamente della gestione dei testimoni e della gestione dei collaboratori di giustizia, la quarta preposta alle attività amministrativo-contabili connesse con l'attuazione delle misure tutorie. A livello periferico invece sono attivi 19 nuclei operativi di protezione distribuiti sull'intero territorio nazionale, cui è demandata la gestione operativa della popolazione protetta. Popolazione protetta, quindi dati numerici sulla popolazione protetta. Nonostante la tendenziale contrazione registratasi negli ultimi 4 anni, soprattutto per effetto delle maggiori capitalizzazioni, il numero complessivo dei titolari di programma e dei relativi familiari permane molto elevato, attestandosi sulle 5.015 unità del 31 dicembre scorso, con una permanenza media sotto misure di 6,2 anni, che tuttavia nel 20% dei casi risulta addirittura ultradecennale. Scorporando il dato complessivo della popolazione protetta, le citate 5.015 unità, sono attualmente a programma 1.007 collaboratori di giustizia, di cui 964 uomini e 43 donne, e 3.776 familiari, 1.548 uomini, 2.228 donne. Sono sempre a programma 55 testimoni di giustizia, 40 uomini e 15 donne, e 177 familiari, 79 uomini e 98 donne. Con riferimento agli ambiti criminali oggetto delle dichiarazioni, l'ultima rilevazione conferma la ormai consolidata prevalenza di collaboratori di giustizia originati dalla Camorra, il 35% circa, mentre la maggior parte dei testimoni di giustizia, il 41%, ha riferito su organizzazioni criminali di matrice 'ndranghetista. Con riferimento al dato anagrafico, invece, solo il 4% dei collaboratori è di sesso femminile, a fronte del 27% dei testimoni di giustizia. Inoltre, più della metà dei collaboratori e dei testimoni di giustizia, il 58%, ha un'età compresa tra i 40 e i 60 anni. Il 40% dei loro familiari sotto tutela è costituito da minori, un quinto dei quali, corrispondente a 323 unità, addirittura in età prescolare. Quasi l'8% della popolazione protetta, infine, 381 unità, è costituito da ultrasessantenni. Questa panoramica per dare anche il senso della tipologia di attività e delle difficoltà che poi noi dobbiamo svolgere a favore di questa variegata gamma di persone. Criteri di scelta delle località protette. La scelta dei territori ove destinare i soggetti per i quali le condizioni di pericolo impongono il trasferimento dalla località d'origine, avviene sulla base di parametri di sicurezza e compatibilità ambientale, considerando altresì i vincoli organici e logistici delle singole articolazioni periferiche dipendenti. Nello specifico, l'individuazione della cosiddetta località protetta tiene conto di condizionamenti soggettivi e oggettivi. I primi condizionamenti soggettivi si riferiscono alle aree controindicate che ci vengono segnalate dall'autorità giudiziaria proponente e dall'organo investigativo. Altri condizionamenti soggettivi riguardano gli elementi informativi desunti dalla cosiddetta intervista tecnica, nel corso della quale il tutelato dichiara le località al di fuori della regione di origine ove abbia dimorato precedentemente, ove siano presenti familiari, conoscenti, appartenenti a organizzazioni criminali con cui ha avuto contatti, o dove sussistano altri fattori che ne sconsiglino la collocazione. Nello stesso contesto, inoltre, l'interessato può segnalare eventuali esigenze sanitarie, particolari patologie, o familiari, problematiche scolastiche, che ritiene di portare alla nostra attenzione. I condizionamenti oggettivi, invece, sono connessi con la presenza di appartenenti al medesimo clan di origine o di altri nei cui confronti il tutelato abbia reso dichiarazioni,
nonché la presenza di ex tutelati potenzialmente controindicati. Considerate che ad oggi abbiamo stimato quasi 23.000 persone che sono fuoriuscite nel corso degli anni dai programmi di protezione e che quindi sono in varie aree del territorio nazionale. E noi di questi dobbiamo tener conto quando andiamo a collocare poi le persone attualmente sotto programma. Un altro condizionamento oggettivo riguarda l'esigenza di garantire una bilanciata ripartizione della popolazione protetta in tutte le province. Da valutare questa ripartizione in relazione sia agli organici dei nuclei operativi di protezione, sia alla capacità ricettiva locale, alloggi, strutture alberghiere, residence, che è mutevole nel tempo, anche in funzione delle contingenti disponibilità immobiliari che non sono, anche sono a volte anche stagionali, e delle dinamiche di mercato. Quindi questi parametri vengono considerati anche nel caso in cui, in costanza di programma, la località protetta perda i requisiti di riservatezza e mimetizzazione e quindi si dovesse rendere necessario lo spostamento del tutelato. In ogni caso si cerca di tenere nella massima considerazione le aspettative individuali, anche al fine di evitare, nei limiti del possibile, fermo restando il rispetto degli imprescindibili presupposti di sicurezza, atteggiamenti conflittuali da parte degli interessati, che spesso si traducono in condotte poco collaborative o vere e proprie, frequentemente reiterate violazioni comportamentali. Quest'ultime, peraltro, oltre a vanificare i presupposti di sicurezza, in molti casi appaiono sintomatiche di una consapevole assenza di pericolo per l'incolumità personale e per quella dei propri familiari. Modalità di effettuazione della cosiddetta intervista tecnica che abbiamo citato prima. L'intervista tecnica è il primo atto con cui il Servizio Centrale di Protezione acquisisce gli elementi necessari per una corretta e sicura collocazione del collaboratore, del testimone e dei relativi familiari sul territorio nazionale e contestualmente porta a conoscenza formalmente la popolazione protetta della prassi e delle regole sottostanti alle speciali misure di protezione. L'intervista, effettuata secondo un modello uniforme, viene redatta, di concerto con l'autorità giudiziaria procedente, dal direttore del nucleo operativo di protezione competente per territorio ove nasce la proposta di protezione e viene svolta in uffici di polizia, ovvero in strutture carcerarie nel caso di soggetti detenuti, in assenza del legale di fiducia degli interessati. Oltre all'illustrazione della normativa e della prassi che regolamenta il regime della sottoposizione alle speciali misure di protezione e delle connesse regole comportamentali, l'atto prevede anche l'acquisizione di dati e informazioni necessarie alla scelta, come dicevo prima, della località protetta e all'immediata presa in carico delle problematiche assistenziali e tutorie, con particolare riguardo a quelle sanitarie e scolastiche. A tal fine, uno specifico capitolo dell'intervista riguarda, come appunto ho già accennato, l'elencazione da parte degli interessati delle località controindicate e delle eventuali località desiderate. Durante tali formalità viene consegnato all'intervistato idoneo materiale informativo e in particolare viene redatta la cosiddetta dichiarazione di assunzione di impegni da parte dell'interessato, con l'allegata esposizione degli obblighi comportamentali, delle misure di assistenza previste e degli atti che comportano la revoca o la revisione delle speciali misure di protezione e con consegna di copia del vademecum sulla sicurezza informatica. Una volta redatto, sottoscritto e corredato dei documenti concernenti i dati anagrafici reddituali e le eventuali limitazioni soggettive di natura penale, ovvero limitazioni all'esercizio della potestà genitoriale, l'atto viene inserito nel fascicolo del collaboratore, custodito dal nucleo operativo di protezione che lo avrà in gestione. Particolare attenzione viene riservata all'acquisizione dei consensi al trattamento dei dati, nonché all'acquisizione del consenso alla successiva presa in carico da parte della sezione assistenza psicologica per quei nuclei che presentino esigenze in tal senso e che ne fanno richiesta. Qualora l'atto venga redatto a carico di uno straniero non in grado di comprendere la lingua italiana, il documento e il materiale informativo di cui ho parlato vengono debitamente tradotti. Parlato di assistenza psicologica, il Servizio Centrale di Protezione dispone di una sezione assistenza psicologica costituita oggi da 3 funzionari appartenenti al ruolo tecnico della Polizia di Stato, 3 psicologi, e da 2 collaboratori, che assicurano sia le attività ordinarie connesse con le esigenze di supporto psicologico dei tutelati,
sia quelle urgenti ed emergenziali, approfondendo nel contempo l'attività di ricerca e formazione in ambito psicologico. I colloqui sono effettuati su base volontaria, previa sottoscrizione dell'assenso all'incontro e del consenso al trattamento dei dati personali che ho citato in precedenza. I soggetti protetti possono compilare una scheda informazione e assistenza psicologica che permetta agli psicologi del servizio di effettuare uno screening sulla situazione della persona e su quella del suo nucleo familiare. I colloqui svolti sono finalizzati alla focalizzazione e all'analisi delle problematiche, all'individuazione delle soluzioni più adeguate, nonché a fornire un orientamento terapeutico. In particolare, gli psicologi del servizio intervengono direttamente nelle situazioni emergenziali che riguardano la popolazione protetta, fornendo una consulenza specialistica mirata alle problematiche psicologiche mediante interventi su casi specifici, sia per orientare le successive forme di assistenza, sia per affrontare i disagi connessi con le caratteristiche della vita sotto protezione. Nei casi in cui risulti necessario attivare interventi a medio e lungo termine, sia per problematiche psicopatologiche sia per altre esigenze di assistenza, gli interessati vengono accreditati presso gli specialisti delle strutture sanitarie pubbliche territoriali. Nel tempo è stata consolidata una fitta rete di contatti e collaborazioni con ospedali, ASL, dipartimenti e centri di salute mentale, servizi di recupero dipendenze, comunità terapeutiche, case famiglie, servizi comunali. La disponibilità di tale rete permette, attraverso procedure consolidate e standardizzate, di avvalersi della collaborazione di qualificati specialisti esterni, favorendo una completa e capillare assistenza psicologica con risposte rapide e diversificate alle variegate esigenze assistenziali della popolazione protetta e assicurando altresì la continuità terapeutica anche nel caso di trasferimento dei nuclei. Con riferimento alla possibilità di farsi assistere da specialisti di fiducia con oneri a carico del servizio centrale, le vigenti disposizioni normative e regolamentari garantiscono tale facoltà ai testimoni di giustizia e ai loro familiari, che possono richiedere il rimborso integrale delle spese sanitarie sostenute. Per i collaboratori di giustizia e i loro familiari tale rimborso è ammesso solo in via eccezionale, qualora la prestazione sanitaria resasi necessaria non sia fornita dal Servizio Sanitario Nazionale nel territorio dove la persona si trova o non sia accessibile per motivi di sicurezza e quindi si accede a specialisti privati. Mimetizzazione e riservatezza, con particolare riferimento ai documenti di copertura, alla schermatura delle banche date, al polo residenziale fittizio. I documenti di copertura, che rientrano tra i benefici tutori previsti dall'articolo 13 della legge 82-91, possono essere utilizzati, cito la norma, al fine di garantire la sicurezza, la riservatezza e il reinserimento sociale delle persone sottoposte a speciale programma di protezione e che non siano detenute o internate. Il loro uso è autorizzato dal Servizio Centrale di Protezione, ma non avendo una corrispondenza anagrafica, tali documenti sono assolutamente temporanei e possono essere utilizzati esclusivamente in costanza dello speciale programma di protezione per sole finalità di mimetizzazione nel territorio. Non possono essere utilizzati invece per alcun negozio giuridico di carattere stabile. In presenza di particolari esigenze di sicurezza o di impegni di giustizia, possono essere forniti documenti di copertura anche a soggetti che, pur non essendo ancora beneficiari dello speciale programma di protezione, sono comunque già ammessi ad un piano provvisorio. Ovviamente il rilascio del documento di copertura presuppone, laddove l'interessato si trovi già in una località protetta, il suo trasferimento in altra sede, considerato che nella località protetta era conosciuto con un altro nome, quindi nel momento in cui ha un documento di copertura necessariamente si deve spostare. Quando non vengono richiesti dagli interessati e non sussistano particolari esigenze di mimetizzazione, l'uso dei documenti di copertura non viene imposto. I tutelati quindi possono continuare a usare le proprie generalità, fermo restando l'obbligo di evitare comportamenti che possano disvelare il proprio status e di adottare le cautele necessarie a non vanificare gli accorgimenti procedurali e le schermature attivate per la tutela della riservatezza delle informazioni presente in banche date centralizzate, anagrafe unica della popolazione residente, INAIL, INPS, Agenzia delle Entrate, sono tutte banche date interconnesse. L'identificazione tramite documenti di copertura consente di mantenere la riservatezza sullo status di persona protetta anche in occasione di ordinari controlli di polizia, sempre che agli interessati non debbano essere contestate violazioni
o non si siano verificate circostanze che necessitino di approfondimenti o di ulteriori verifiche. Queste ultime circostanze comunque vengono sempre approfondite unitamente al Servizio Centrale di Protezione. C'è una nostra cellula attiva H24 cui gli operatori delle forze di polizia si collegano quando è necessario. L'uso dei documenti di copertura viene in genere imposto d'intesa con l'autorità giudiziaria proponente quando gli interessati richiedono l'autorizzazione a svolgere attività lavorativa, considerato che la crescente interconnessione delle banche dati, di cui ho citato prima, rende problematico il completo oscuramento delle informazioni condivise. A prescindere comunque dai documenti di copertura, i requisiti di mimetizzazione e riservatezza vengono comunque sempre garantiti tramite il ricorso al cosiddetto polo residenziale fittizio. Tutta la popolazione protetta, infatti, risulta residente in poli anagrafici fittizi, che sono indirizzi che di massima coincidono con quelli di caserme e uffici di polizia, e si trovano in città diverse da quelle ove risulta il domicilio reale della persona. Il cambiamento delle generalità. Il cambiamento delle generalità previsto dall'articolo 15 della legge numero 8291 e specificamente disciplinato dal successivo decreto legislativo 29 marzo 93 numero 119, invece, costituisce il massimo beneficio tutorio previsto dalla normativa in vigore, comportando in questo caso la creazione di una nuova posizione anagrafica nei registri dello Stato civile, viene disposto solo in casi eccezionali, quando ogni altra misura risulta inadeguata. Non si tratta quindi di uno strumento finalizzato semplicemente a favorire il reinserimento sociale, c'è anche questa componente, ma in realtà si tratta di una misura estrema che, proprio per i radicali effetti sulla vita privata dei beneficiari e per le rilevanti conseguenze nei rapporti giuridici, deve essere adottata solo in situazioni eccezionali. La procedura viene di norma avviata su istanza dell'interessato e si perfeziona al termine di una complessa istruttoria con la quale la Commissione centrale, acquisito il parere dell'autorità giudiziaria proponente, valuta il livello di pericolo in cui versa il tutelato e l'indispensabilità del provvedimento, adottato sulla base di decreti concertati tra il Ministro dell'Interno e il Ministro della Giustizia. La misura viene adottata garantendo la massima segretezza del procedimento, che esclude qualsiasi forma di pubblicità preventiva e successiva, presso il Servizio Centrale di Protezione istituito l'unico registro nel quale vengono trascritte le generalità originarie e quelle acquisite, i dati anagrafici, sanitari e fiscali, quelli relativi al possesso di abilitazioni e ogni altro titolo richiesto per l'esercizio di determinate attività. Nel caso di figli minori, la facoltà di richiedere il cambio di generalità è riconosciuta a entrambi i genitori o, in caso di disaccordo, a uno dei due previa autorizzazione del giudice tutelare. Ci sono anche queste situazioni di disaccordo. In ogni caso sono previste garanzie a tutela dei diritti di terzi in buona fede attraverso l'interfaccia del Servizio Centrale di Protezione. Dal 2016 non si è proceduto ad alcun cambio di generalità, poiché la relativa procedura ha chiesto una complessa fase di revisione per essere adeguata all'evoluto quadro normativo di riferimento. Recentemente è stato definito un nuovo iter procedurale che consentirà di perfezionare a breve le posizioni di 11 nuclei familiari che sono attualmente in attesa del beneficio, per complessive 33 persone, che si aggiungeranno alle 764 che nel tempo lo hanno già ottenuto. Con riferimento alla tematica del cambiamento delle generalità, giova segnalare che negli anni si è intensificato il ricorso da parte dei tutelati in procinto di fuoriuscire dal programma alla procedura ordinaria prevista dal DPR 396 del 2000. Pur non avendo gli stessi connotati di riservatezza previsti dalla procedura speciale, in molti casi tale soluzione ha consentito di corrispondere alle esigenze di reinserimento sociale manifestati dagli interessati, che infatti sono stati accreditati dal servizio presso le varie prefetture e assistiti nell'iter burocratico per garantire quantomeno un livello minimo di riservatezza degli atti. Comunicazioni e istanze della popolazione protetta. Tutte le delibere della Commissione centrale che necessitano di essere partecipate ai diretti interessati vengono o notificate in copia qualora il provvedimento non sia classificato.
Altrimenti, se esso è sottoposto a classifica di riservatezza, vengono comunicate nel contenuto agli interessati attraverso una apposita verbalizzazione da parte del personale operante. Analoga procedura si adotta per qualsiasi atto o comunicazione diretto alle persone tutelate da parte di uffici dell'autorità giudiziaria o da parte di altre amministrazioni. La popolazione protetta, invece, può presentare istanze al personale del nucleo operativo di protezione che l'ha in gestione o della forza di polizia referente territoriale, perché ogni tutelato ha un referente territoriale nella forza di polizia del posto, che provvede a trasmetterle con eventuali elementi di valutazione al servizio centrale per la trattazione o per l'inoltro alla commissione centrale o ad altri enti che sono in indirizzo. Assegno di mantenimento e condizione economica preesistente. Gli assegni di mantenimento corrisposti ai collaboratori e testimoni di giustizia sono attualmente quantificati in misura tabellare commisurata alla composizione del nucleo familiare. C'è una delibera della Commissione centrale che stabilisce, c'è una tabella in base al nucleo familiare, quanto spetta di assegno di mantenimento. Per quanto riguarda i testimoni di giustizia, inoltre, qualora il tutelato dimostri, mediante la produzione di documentazione giustificativa avente valore fiscale, di aver goduto nel triennio immediatamente precedente all'ingresso al programma di una migliore condizione economica, il servizio centrale provvede a quantificare l'entità del contributo in funzione della media dei redditi netti mensili afferenti il triennio considerato, interessando la Commissione centrale per il conseguente avallo dell'incremento dell'assegno da corrispondere. Quindi c'è una fase transitoria e poi c'è una delibera della Commissione centrale che formalizza il quantum addizionale da attribuire. Capitalizzazione, io poi lascerei un testo dove ci sono delle note con anche dei parametri, perché ovviamente c'è un minimo, un massimo, io ho cercato di mettere un po' tutto, ci sono delle tabelle e ci sono dei parametri dove si può avere anche una misura concreta di quello che può spettare ai vari nuclei familiari. Capitalizzazione di testimoni e collaboratori di giustizia. Dal 2016 sono state erogate, quindi negli ultimi 4 anni, perché i dati sono fermi al 31 dicembre scorso, sono state erogate 1.115 capitalizzazioni a favore di collaboratori di giustizia e loro familiari, per un importo complessivo di 67 milioni di euro, e 57 capitalizzazioni a favore di testimoni di giustizia e loro familiari per un importo complessivo di 13,8 milioni di euro. Con particolare riferimento ai collaboratori di giustizia, la maggioranza delle capitalizzazioni, cioè l'81% negli ultimi 5 anni, è riferita ad un progetto di reinserimento sociale che loro presentano e che viene approvato. E pertanto, in questi casi, la capitalizzazione viene calcolata nella misura massima, cioè corrisponde all'assegno di mantenimento per 5 anni, l'assegno di mantenimento mensile per 5 anni. A riguardo, si evidenzia che, ricevute le istanze di capitalizzazione avanzate da testimoni e collaboratori di giustizia e corredate dai relativi progetti di reinserimento, il servizio le istruisce e le inoltra alla Commissione centrale, che, previa acquisizione di conformi pareri dell'autorità giudiziaria, delibera la cessazione delle misure assistenziali e delibera la misura della capitalizzazione spettante in funzione del progetto presentato. Gli interessati vengono informati circa gli obblighi di destinazione delle somme ricevute alle fini della realizzazione del progetto presentato. In questa fase il Servizio centrale svolge un'importante attività informativa a favore dei tutelati, onde metterli in condizioni di conoscere i presupposti e le modalità della capitalizzazione. Per prassi consolidata della Commissione centrale, suffragata da univoca giurisprudenza amministrativa, normalmente non vengono autorizzati progetti di reinserimento sociale all'estero, ciò anche per l'evidente difficoltà di verificarne la corretta attuazione. Oltre alle capitalizzazioni, in presenza di motivate e impreviste esigenze degli assistiti, la Commissione centrale può disporre anche la corrispondenza di contributi straordinari che, per citare solo il 2020, hanno inciso per circa il 2% sul totale della spesa complessiva del servizio. Tenete conto che il servizio ha un budget che annualmente varia tra gli 80 e i 90 milioni di euro. Il 2% quest'ultimo anno è stato di contributi, sì, 1.611.000 euro. Quantificazione dei danni all'atto del rilascio degli alloggi protetti.
All'atto dell'immissione di ogni nucleo familiare in un domicilio protetto viene redatto, in contraddittorio con i tutelati, un verbale di constatazione dello stato dei locali e delle cose in essi contenuti. Sempre in contraddittorio si procede anche alla lettura delle utenze allacciate nell'appartamento. In occasione di un trasferimento del nucleo familiare o nel caso della sua fuoriuscita dal circuito tutorio, viene redatto un nuovo verbale, anch'esso in contraddittorio, con il quale, oltre alle letture delle richiamate utenze, si documentano eventuali danni arrecati al domicilio occupato. Successivamente, quindi una volta liberato il domicilio, nel momento in cui il domicilio viene riconsegnato al proprietario, viene effettuato un ulteriore sopralluogo alla presenza di un perito incaricato dagli uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate, con la quale vige una specifica convenzione proprio per questa attività. In questa circostanza viene redatta una perizia di stima dell'eventuale documento arrecato, con esclusione ovviamente degli ammaloramenti derivanti dalla normale usura. Gli eventuali danni riscontrati, consumi di energia, gas o acqua non evasi, non pagati, riferiti al periodo interessato, vengono quindi imputati al nucleo familiare sulla base delle verbalizzazioni predisposte all'atto dell'ingresso e all'atto della fuoriuscita e della quantificazione fatta dal perito. Percentuale di testimoni in loco. Dall'entrata in vigore della legge sui testimoni di giustizia, la 6 del 2018, sono stati proposti o ammessi al circuito tutorio 26 testimoni. Di questi 26, solo 9, 34%, sono stati sottoposte a misura in località d'origine. Gli altri 17, i restanti 17, sono stati sottoposti a misure in località protetta. La figura del referente specializzato. L'articolo 16 della nuova normativa sui testimoni di giustizia istituisce nell'ambito del Servizio Centrale di Protezione la figura del referente specializzato, chiamato a mantenere un rapporto costante, diretto, personale con ciascun testimone di giustizia e con i relativi familiari, per assisterlo per tutta la durata del programma sotto il profilo ovviamente tutorio, ma anche economico-patrimoniale e del reinserimento socio-lavorativo. Al riguardo, nel 2019 ha avuto luogo una specifica attività formativa a favore di tutti i direttori e dei loro sostituti dei nuclei operativi di protezione che sono chiamati a svolgere tale impegnativo ruolo e che alle competenze classiche del sistema di protezione dell'operatore di polizia associa significative funzioni di consulenza legale ed economica che richiedono un ulteriore upgrading professionale degli operatori del servizio. Questi ultimi, peraltro, per le attività del referente specializzato possono avvalersi anche del supporto di qualificati professionisti di Invitalia, con la quale la Direzione Centrale della Polizia Criminale ha stipulato uno specifico protocollo d'intesa proprio per fornire questo supporto per tutte le attività economiche e imprenditoriali. Revoche e mancate proroghe delle misure di protezione. Con la cessazione delle esigenze di sicurezza che lo avevano determinato, la Commissione centrale può disporre, acquisito il parere delle competenze autorità giudiziarie, la conclusione o più frequentemente la non proroga del programma di protezione. Ciò coincide generalmente con il termine degli impegni giudiziari o quantomeno della gran parte di essi. In caso di gravi violazioni comportamentali, la Commissione può deliberare, anche in questo caso acquisendo il preventivo parere delle competenti autorità giudiziarie, la revoca del programma. Con la conclusione del programma, da un lato viene normalmente previsto il mantenimento delle cosiddette misure ultronee, che sono la tutela in occasione degli impegni giudiziari residuali, l'assistenza legale per i procedimenti connessi con la collaborazione, il domicilio legale presso la Commissione centrale, in genere per un biennio. Dall'altro lato, con la conclusione del programma, si avvia la procedura di capitalizzazione, se prevista, perché in caso di revoca delle misure non è prevista la capitalizzazione, con il rilascio del domicilio protetto e l'attivazione, se è il servizio a farlo, dell'autorità di pubblica sicurezza della località ove la persona fuoriuscita e il nucleo familiare intende stabilirsi, affinché questo poi possano essere adottate le successive misure di sicurezza e di vigilanza. Concludo con un'indicazione di una serie di accordi e protocolli operativi con pubblica amministrazione o con enti pubblici e privati di cui può avvalersi il Servizio Centrale di Protezione. Il servizio quindi si avvale dei seguenti accordi
intercorsi con pubbliche amministrazioni o con enti pubblici e privati volte a favorire l'attuazione delle misure di tutela e reinserimento della popolazione protetta. Il primo è quello che ho già citato, il protocollo d'intesa con l'Agenzia Nazionale per l'Attivazione degli Investimenti e lo Sviluppo di Impresa, Invitalia, per la collaborazione nell'attuazione degli interventi e delle azioni necessarie a promuovere o rilanciare il settore imprenditoriale al fine del reinserimento sociale di coloro che beneficiano o hanno beneficiato del programma di protezione. Protocollo d'intesa con l'Agenzia delle Entrate per attività di consulenza tecnico-estimativa nella quantificazione dei danni all'atto del rilascio degli alloggi protetti, ma anche per eventuali verifiche di tipo patrimoniale in genere. Protocollo d'intesa con il Ministero della Giustizia, Ufficio del Casellario Centrale, per la gestione delle posizioni dei soggetti beneficiari del cambiamento di generalità. In alcuni casi sono soggetti che hanno dei precedenti corposi che bisogna trasferire alla nuova generalità, evitando di favorire il collegamento con le vecchie, quindi un lavoro a volte molto delicato. Protocollo in fase di perfezionamento tra il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno e l'Agenzia delle Entrate e la SOGEI per la gestione delle posizioni anagrafiche della popolazione protetta in relazione all'istituzione dell'anagrafe unica dei residenti. Con l'anagrafe unica dei residenti ci sarà una visibilità nazionale di tutte le posizioni dei residenti, quindi anche qui dobbiamo individuare delle procedure, delle precauzioni per garantire la riservatezza di alcune posizioni. Protocollo d'intesa liberi di scegliere per lo sviluppo di una rete di supporto educativa, psicologica, logistica, scolastica, economica, lavorativa nei contesti di criminalità organizzata dalla provincia di Reggio Calabria a favore dei minori, giovani adulti e correlati nuclei familiari in condizioni di sofferenza sociale, ivi compresi quelli ammessi a misure tutorie, quindi non solo quelli ammessi a misure tutorie ma anche quelli. Intese operative con la stessa Agenzia delle Entrate, con l'INPS, con il Ministero dell'Istruzione per la definizione di procedure finalizzate a salvaguardare la riservatezza dei dati della popolazione protetta nelle rispettive banche dati. Intesa operativa con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria per la gestione delle posizioni condivise di tutelati sottoposti a misure limitative della libertà personale, perché una consistente quota di collaboratori e titolari è ovviamente detenuta. Per ultimo, protocollo d'intesa con Banca Intesa San Paolo per la concessione alla popolazione protetta di mutui agevolati per l'acquisto della prima casa. Voi considerate che spesso nel progetto di reinserimento che ho citato prima, quello che viene presentato all'atto della fuoriuscita, una parte cospicua del progetto è costituito dall'acquisto di una prima casa. Quindi in questo caso il mutuo, che devo dire oggi con l'andamento dei tassi le condizioni non sono poi così agevolate, però insomma c'è una convenzione con l'Intesa San Paolo che consente di accedere a questi mutui. Presidente, io avrei concluso, sono andato un po' di fretta, però lascerei il documento dove ci sono sia dei grafici con degli andamenti della popolazione protetta, sia dei dettagli, e rimango ovviamente a disposizione di domande o a ulteriori approfondimenti. Generale Ascelto, io intanto la ringrazio per la consegna di questo documento, che presenta dati che noi stessi abbiamo apprezzato nella sua esposizione, perché così anche da un punto di vista quantitativo si potrà costruire un'analisi che sia anche qualitativamente fondata. Dopodiché interpello i presenti per sapere se... Allora, intanto si è prenotato il senatore Endrizzi, poi ve lo dico, la deputata Aiello e il deputato Migliore. Poi ancora si aggiunge la deputata Ascari. Prego, senatore Endrizzi. Sì, grazie Presidente. Buonasera, Generale. Lei nella relazione, diciamo, nella parte iniziale sui dati statistici aveva messo in evidenza come se ci fosse un elemento, come se fosse un elemento particolare, la percentuale di donne tra i testimoni e i collaboratori è significativamente diversa nelle due categorie. Si spiega normalmente col fatto che in un caso sono verosimilmente vittime e nell'altro caso verosimilmente, diciamo,
a persone che avevano implicazione diretta nei reati, che quindi forse a questo è legato il diverso rapporto tra i sessi, o ci sono altri motivi? Perché lo poneva come una questione particolare. Poi, altre due cose, quali sono gli accorgimenti che vengono messi in atto per evitare che all'interno di uno stesso comune o quartiere vi possano essere, diciamo, occasioni di contatto che possono più facilmente portare all'identificazione delle persone sotto protezione? E infine, come ci si regoli nel caso di istanze per documentati motivi di recarsi all'estero? Posso pensare motivi religiosi, di studio, soprattutto per quel che riguarda i figli, o economici o legali o di cura terapeutiche. Grazie. Soprattutto, ecco, per quelli che magari hanno il cambio delle generalità. Grazie, senatore Endrizzi. Deputata Piera Aiello. Buonasera. Come sapete, colleghi, e anche il generale Aceto, io presiedo il comitato proprio che si occupa di testimoni e collaboratori. Non le nego che ho una marea di domande, però cercherò di essere un po' più breve, però ci sono domande molto particolari che fanno risaltare le problematiche, perché abbiamo udito circa 50 fra testimoni e collaboratori. Che giorno sarebbe? Allora, la prima cosa che le chiedo è questa: come mai, ed è successo con un testimone questo, non è un collaboratore, un testimone, gli viene imposto quasi di fuoriuscire dal programma, lui pensando di rifarsi una vita accetta, la procura vi comunica che lui aveva finito il suo percorso di testimonianza in tribunale, ma in realtà questo percorso non era finito. Questo testimone gli viene quantificata la somma per un immobile che aveva tre anni fa, ad oggi non gli è stato dato nessun soldi per quanto riguarda questo immobile, praticamente tenendolo bloccato per 3 anni, non potendolo né usufruire né venderlo lui stesso, perché lo Stato se n'era preso carico. In più gli viene tolto la casa nel periodo di Covid, cosa che non è successo normalmente neanche a una famiglia normale, perché gli sfratti erano tutti bloccati, invece lui nel periodo di Covid è stato costretto a lasciare l'immobile dello Stato. In più gli viene tolto il polo fittizio, mettendo a rischio non solo lui, ma anche la ex moglie e i figli minori. Questo che è successo a questo testimone, grosso modo, è successo in altri casi di altre persone che abbiamo udito. Parlo di questo con contezza perché noi abbiamo acquisito documentazione, perciò abbiamo avuto contezza di questa cosa. Poi, volevo sapere perché succede questo, perché se il testimone viene capitalizzato e viene acquistato i suoi beni, prima che esca dal programma deve essere definita la sua situazione economica e dopo questa persona deve uscire dal programma. Fra l'altro aveva chiesto il cambio di generalità e non gli è stato dato, ma non più proprio per lui, a suo dire, quello che ci ha raccontato in commissione, ma bensì perché ha i figli minori e i figli hanno bisogno di tessere sanitarie, hanno bisogno di curarsi, di farsi i vaccini, e questo ad oggi, se lui lo fa, viene svelato, anche se non è tornato più nella località d'origine, ma bensì sta nella località protetta comunque dove era stato inserito. Poi un'altra domanda: ci sono voi date delle bancomat per dargli il contributo mensile. La cosa che ci è stata detta in commissione è che chi ha in possesso di questa carta non può fare estratti conti, li può acquisire telefonicamente, non può vedere quanto movimento c'è stato in quella carta,
non sa mai, cioè, loro chiedono perché hanno una simile carta senza poter verificare realmente i movimenti che sono stati fatti in quel conto, perché sono tenuti segreti. Se è un conto corrente che è dedicato a un testimone e non a tutti. Poi un'altra cosa, lei ha parlato di che i testimoni, ma anche i collaboratori, se conservano le ricevute per eventuali rimborsi di medicinali, questo e quant'altro, gli vengono rimborsati. A noi ci è stato detto che questi rimborsi prima di tutto arrivano con le calende greche, perché non ci sono mai soldi disponibili. Almeno questo io riporto le parole che mi hanno detto testimoni e collaboratori. Poi non vengono dati segnalati per dire hai speso 100 euro, ti rimborso 100 euro. Vengono messi periodicamente in questa carta e per questo si sente l'esigenza di poter fare un estratto conto dove dice quello è il contributo, quello è perché io ho chiesto questo rimborso, e addirittura molti di loro dicono che questi rimborsi non gli sono mai arrivati. Poi, lei parlava di psicologi. Ci sono 3 psicologi per tutta questa mole di persone in tutta Italia. Non mi sembrano proprio sufficienti. E poi la cosa che abbiamo saputo sia da familiari di collaboratori e che testimoni, che quando hanno avuto bisogno di uno psicologo, benché fossero stati autorizzati dalla Commissione Centrale ex articolo 10, i medici molto spesso o non vengono pagati o vengono pagati a distanza di un anno, di 2 anni. Addirittura sono stati fatti degli impianti di videosorveglianza e i tecnici vengono pagati a distanza di 3 anni. Queste persone che devono essere pagate giustamente vanno a chiedere soldi alle persone protette perché sanno che abitano in quella casa, mettendolo in difficoltà. Poi io vorrei sapere se lei ha informazioni, non lo so, se io la domanda gliela faccio, poi lei se mi vuole rispondere in segretato è liberissimo di farlo, sul caso bruzzese, l'omicidio bruzzese avvenuto il 25 di dicembre 2018, noi abbiamo chiesto contezza su questo omicidio, se c'erano state delle indagini, a che punto sono le indagini, e non c'è mai stato dato modo di sapere cosa era successo realmente in quel contesto, perché le dico, io ho audito tutta la famiglia abruzzese, padre, madre, figli, zii, nipoti, tutti. E la cosa che loro hanno detto è che era stato detto che avevano chiesto la fuoriuscita dal programma, e questo non è vero perché loro non l'hanno mai avanzata questa richiesta. Seconda cosa, il nome sulla cassetta della posta o del citofono che era, loro dicono che erano stati autorizzati dalla commissione o servizio che sia, perché loro, anche se abitavano in località protetta, dovevano vivere comunque una vita dove ricevevano posta e quant'altro, ed erano stati autorizzati. Volevo capire perché si era autorizzata questa cosa quando che ancora erano in programma e vivevano in località protetta. E poi, come mai ancora ad oggi loro stanno lì? Loro dicono che non si vogliono spostare, se mi sbaglio mi corregga, perché? Perché chiedono il cambio di generalità e giustamente la capitalizzazione per rifarsi una loro vita. Perché loro dicono, noi non possiamo andare avanti così, noi dobbiamo per forza avere un cambio di generalità per rifarci una vita, in quanto abbiamo tentato di lavorare, ma siccome i nostri dati non erano stati oscurati, erano evidenti a tutti, noi abbiamo le fotocopie che ci portarono loro i familiari, dove si vedevano i dati che erano evidenti. Ora, dopo l'omicidio,
da quello che ci hanno detto erano stati oscurati. Volevo spiegare perché era successo questo e se è successo anche in altri casi. Poi la cosa che in molti chiedono è il discorso del cambio di genitalità, perché a tutti i NOP che li assistono e stanno vicino a queste persone dicono che non si può fare più il cambio di genitalità, perché vorrei sapere, gli si dice a queste persone che non è più possibile. Non sarebbe più auspicabile dire ci stiamo lavorando, lo faremo, non lo faremo, perché dire che non si può più fare, lei sa benissimo che spegnere una speranza verso queste persone, che come diceva lei, il modo migliore per proteggere queste persone è proprio fare il cambio di genitalità per non essere individuati. Poi, per quanto riguarda l'assegno di mantenimento, lei mi diceva valutate cosa? Perché se io ho un tenore di vita che guadagno uno stipendio di 1500 euro e me ne date 1500 euro perché quello è la base, diciamo, è un conto, ma se io sono un imprenditore e sono abituato a farmi 3 vacanze all'anno e guadagno 500.000 euro al mese, come valutate da un imprenditore di questa portata a uno che magari aveva uno stipendio fisso di 1500 euro? Faccio un altro paio di domande e poi lascio la parola ai miei colleghi. Mi dovranno scusare, ma siccome me ne sto occupando da 2 anni, per me questa è un'occasione molto importante. Lei parlava di assistenza legale. Assistenza legale cosa vuol dire? Che testimoni e collaboratori possono avere un avvocato pagato dallo Stato? Perché io sono veterana, infatti poco fa dicevo al mio collaboratore che il 31 di luglio sono 30 anni che sono una testimone di giustizia, e mi ricordo che i collaboratori in quegli anni gli si pagava l'avvocato. Funziona ancora adesso così? E se è così, pure per i testimoni? Poi lei mi parlava di referenti specializzati. Cosa intende per referente specializzato? In che cosa si sono specializzati? Per esempio, se un commercialista tecnicamente può seguire queste persone. E poi mi chiedo, perché affidare un futuro imprenditore ad Invitalia? Perché io che faccio l'imprenditore da una vita, poi mi devo essere affidato ad Invitalia per proseguire il mio percorso lavorativo? Non sono in grado di portare avanti un'azienda? Non sarebbe più semplice farla affiancare da un semplice commercialista qualificato e non da Invitalia, che non le nascondo, non apprezzo? Poi le parlava di mutuo agevolato, e finisco qua. I mutui agevolati, di tutti quelli che noi abbiamo udito, non ne hanno usufruito quasi nessuno. Perché? Perché al momento in cui chiedevano il mutuo agevolato, la banca chiedeva la garanzia da chi richiedeva questo mutuo. Ora, se un testimone, come ha detto lei, è da 10 anni in un programma e non ha lavorato, non produce il reddito, non ha come dimostrare di poter pagare questa casa, è lo Stato che dovrebbe essere garante al 100% del soggetto, non è il soggetto che si deve chiedere la garanzia. Io per ora mi taccio e penso di avere anche detto troppo. Grazie. Grazie deputata Aiello. Comunque ricordo al generale Aceto che, qualora insomma non avesse la possibilità di dar risposta a tutte le domande che sono state poste, potrà tranquillamente farlo per iscritto inviando nota, perché la deputata Aiello, insomma, in funzione della sua robusta esperienza nell'ambito appunto di testimoni di giustizia, insomma, mi perdoni Presidente, casomai posso fare una richiesta, siccome per me questo è un argomento molto importante. Posso avanzare la richiesta di poter chiamare casomai il generale Aceto nel mio comitato, dove io posso avere più tempo per approfondire determinate situazioni?
Certo che sì, purché vi sia la disponibilità da parte del generale, ma credo che ci sia tranquillamente. Come so che deve andare via, anche se va via lo stesso, perché la sua esperienza è importante. Non dipende da me. Do la parola adesso al deputato Migliore. Grazie Presidente, e grazie davvero per la ampia relazione, signor Generale. Io faccio alcune domande molto specifiche per tenere contingentati i tempi e poi faccio una considerazione. Io non sono stupito dal rapporto 4%, 96% tra uomini e donne per quanto riguarda i collaboratori di giustizia, perché questa è esattamente la percentuale della popolazione detenuta, quindi diciamo che in proiezione è evidente che può essere mantenuta in questo rapporto. Invece volevo fare la prima domanda riguarda se ci sono mai stati degli attacchi informatici e eventualmente quanti e se il lavoro che si farà anche in prospettiva sull'anagrafe unica tenga conto ovviamente di eventuali attacchi che ci sono già stati nel corso degli anni. La seconda domanda riguarda una mia, diciamo, non curiosità, insomma, volevo conoscere se nei programmi di protezione, in particolare quelli relativi al cambio di generalità, si poteva immaginare, se c'era una previsione anche di cambi dal punto di vista morfologico, cambio di connotati e cose che riguardano, diciamo, la riconoscibilità della persona dal punto di vista visivo. Un'altra domanda, mi ricollego a quello che ha detto il senatore Endrizzi, è relativa a che cosa succede quando i collaboratori, e in particolare vorrei soffermarmi sui loro familiari, in particolare minori, alcuni dei quali potrebbero essere praticamente inconsapevoli perché se sono ultradecennali magari sono stati sottoposti al programma di protezione quando erano totalmente inconsapevoli e poi magari raggiungono la maggiore età. Che cosa succede in caso di spostamento, in particolare all'estero, e se diciamo in particolare per l'eventuale revoca del programma di protezione ci sia una valutazione differenziata tra i parenti e il soggetto principale, perché evidentemente può essere diversa anche la percezione della propria condizione soggettiva da parte di queste due tipologie di persone. E la terza cosa, è relativa al monitoraggio territoriale. Lei ha riferito di un personale di polizia che è diciamo dedicato. La comunicazione della presenza sul territorio, a quale altre autorità oltre all'ufficio centrale viene comunicata? In particolare ad autorità amministrative, non credo, ma ad autorità tipo il prefetto, sì, e in che misura, in modo tale che ci possa essere anche in qualche modo una forma di incrocio di quelle che sono le istanze che possono provenire da questa particolare tipologia di soggetti sul territorio. Ci serve ancora una richiesta da parte della deputata Ascari. Sì, grazie Presidente. Ringrazio il generale Aceto della sua presenza e della sua relazione. Le volevo chiedere tre domande di carattere generale. Le volevo chiedere da quanto tempo ricopre il suo ruolo al Servizio Centrale di Protezione, chi le propose questa posizione e chi era il suo predecessore, e soprattutto le consegne che le aveva lasciato, se gliele ha lasciate. Poi lei citava Invitalia, le chiedo qual è il ruolo di Invitalia all'interno del Servizio Centrale di Protezione, che non ho capito,
E, lei parlava anche del progetto Liberi di Scegliere. Abbiamo audito il dottor Roberto Di Bella all'interno del gruppo su 41 bis e alta sicurezza e sentendo e confrontandomi con testimoni di giustizia è emerso una difficoltà all'interno del servizio centrale di protezione relativo alle lungaggini nelle risposte, in particolare mi riferisco ai minori. Qualora ci siano madri che si allontanano da contesti criminali, succede che i minori rimangono all'interno di alberghi anche per 4 mesi e non sempre c'è un supporto psicologico e un inserimento scolastico. Quindi le chiedevo in merito a questo e magari come è possibile intervenire per migliorare queste criticità. Così come le chiedevo in merito a chi fuoriesce dal programma, in cui sempre confrontandomi con chi è fuoriuscito è emersa magari una difficoltà di confronto con il servizio centrale di protezione una volta terminato appunto questo percorso, quindi come se venisse meno un punto di riferimento. Grazie. Prego, generale, a lei. Considerando l'ora cercherò però di dare una risposta, se non mi è sfuggito qualche cosa ho preso appunti. Poi evidentemente se c'è qualche aspetto che va ulteriormente approfondito eventualmente fornirò delle integrazioni. Allora, le prime domande, il discorso delle donne, l'articolazione è esattamente quello che diceva lei, senatore, cioè rispecchia quello che è la statistica generale dei ruoli in ambito attività criminali. È ovvio che le statistiche, peraltro i numeri che ho dichiarato, vanno letti in relazione anche al numero assoluto. E dei 5.015 persone sotto programma, la stragrande maggioranza sono collaboratori e familiari. I testimoni di giustizia sono 55, quindi anche quando in questo caso si parla di 41%, sempre un 41% legato a un numero irrisorio rispetto a un dato complessivo che è molto più ampio, però è esattamente quello che ci siamo detti, rispecchia i diversi ruoli che ormai storicamente si sono consolidati in quegli ambiti. Certamente la maggiore presenza di donne quali testimoni di giustizia, soprattutto poi andando a vedere i dettagli provenienti da matrice ranchedista, rivelano anche un'esigenza che ci ricolleghiamo un po' alla domanda di chiusura del famoso protocollo Liberi di Scegliere, un'esigenza di affrancarsi da certi contesti e che al momento attraverso il Servizio Centrale di Protezione può avvenire solo formalizzando una forma di collaborazione. Attraverso il protocollo di Liberi di Scegliere forse si vuole fornire un'opportunità che non ne richieda necessariamente alla donna che si vuole affrancare la collaborazione. È un passaggio diverso. Potrebbe semplicemente volersi allontanare da un contesto negativo, non necessariamente collaborare. Se collabora parte un meccanismo e entriamo in gioco noi, ma se non collabora, questa era la risposta di questo protocollo, sottoscritto a livello centrale da numerosi ministeri, a livello anche di enti di volontariato. Quindi l'obiettivo è questo, sarebbe bello poterlo estendere. Noi, per quanto riguarda il servizio, forniamo il nostro contributo. Ma sul dato statistico numerico è esattamente la fotografia che conosciamo. D'altra parte è uno spaccato della realtà. Quindi non mi stupisce che replichiamo quello che appunto notiamo nelle carceri e quant'altro. Forse quello più significativo è proprio la provenienza di una fetta consistente di collaboratori dall'area campana. Ecco, quello è un dato che è legato anche alle caratteristiche di quel tipo di fenomeno e che però allo stesso tempo posso dire che è inversamente proporzionale anche alla qualità poi della collaborazione, no? Quindi c'è da fare anche questo tipo di valutazione che non emerge certamente dal dato statistico, però è anche da considerare questo tipo di valutazione. Però il dato statistico è esattamente quello. Accorgimento per evitare contatti nella stessa località. Gli accorgimenti sono preventivi, quello che dicevo prima. Noi cerchiamo di scegliere le località con miriade e miriade di condizionamenti
evitando di metterli in posti dove ci possono essere contatti controindicati. Contatti ci sono sicuramente perché, ripeto, già pensare a 23.000 persone che sono passate dal programma e che ora sono fuori, sperse per il territorio nazionale, già capite che alcune aree del paese sono chiaramente problematiche, ma ci sono altre zone dove apparentemente non ci siano infiltrazioni, ma voi sapete meglio di me che forse non c'è un'area del paese scevra da infiltrazioni. Quindi è veramente difficile, per questo credo che una protezione è tanto più efficace quanto c'è una convinzione, una convinta collaborazione da parte tutelato. Non esiste, non è una protezione militare attraverso la quale io metto una scorta, una vigilanza dietro ognuno, ci sarebbero dei costi insostenibili in termini organizzativi ed economici. È una protezione che cerca di creare le condizioni affinché i singoli, collaborando attivamente alla propria tutela, evitino di avere contatti. Quando poi i contatti ci sono, possono essere contatti occasionali, e certo non è colpa del tutelato, e quindi noi prendiamo provvedimenti e lo muoviamo nel suo interesse. Possono esserci contatti meno occasionali, e in quel caso, anche laddove spesso capita, ce ne accorgiamo, li spostiamo, e in quei casi però addebitiamo dei costi organizzativi all'interessato. Quindi va visto caso per caso. L'attività di controllo viene fatta dal servizio centrale con i NOP, ci sono dei contatti telefonici, in questo periodo sono stati molti contatti telefonici perché con il Covid insomma c'è stato qualche vincolo in più, ma ci sono anche dei contatti, hanno dei programmi di contatto diretto, per cui andiamo a domicilio, ovviamente con le necessarie misure di salvaguardia, perché l'obiettivo è proprio quello di non disvelare la mimetizzazione nel contesto. Certo, se poi incominciano a uscire fuori, perché capitano liti condominiali, liti per questioni di vicinato, qualcuno qualche reato ancora lo commette, ecco, tutto questo vanifica un pochettino il lavoro che facciamo. Quando si può, si cerca di mettere una pezza per evitare lo spostamento che crea sempre un problema, quando non si può dobbiamo per forza spostarli. Però ogni volta che spostarli, diciamo, l'area dove poterli collocare diventa sempre più piccola, no? Perché bruciamo mano a mano, e ci sono stati dei casi in cui quel nucleo è stato spostato non una volta, non due, decine di volte, quindi immaginate, insomma, ci bruciamo una provincia, poi ci bruciamo una regione, comprese quelle dove non li possiamo mettere per altre ragioni, incominciano a esserci pochi spazi di manovra in un paese come il nostro. Istanze per recarsi all'estero ci sono, non sono tantissime, ci sono per motivi scolastici, sono le classiche gite quando si facevano, sono per motivi di vacanza, sono per motivi di salute. Non è il servizio centrale che decide autonomamente, è il servizio che raccoglie l'istanza e deve interloquire necessariamente con la Commissione, ma soprattutto con le autorità giudiziarie che hanno proposto l'interessato, perché ci potrebbero essere delle controindicazioni e comunque ci potrebbero essere da parte della giudiziaria dei vincoli alla movimentazione. Nel caso in cui queste cose venissero meno e fosse assolutamente indispensabile, si venisse ritenuto indispensabile recarsi all'estero, è ovvio che lì il servizio non può garantire le stesse misure di sicurezza che avvengono in Italia. Quindi è una cosa che normalmente sconsigliamo, ma ci siamo resi conto che in qualche caso non si può fare a meno e si cercano di adottare le misure previste volta per volta. Insomma. Però ripeto, il primo passo è l'ok da parte dell'autorità giudiziaria che ha proposto l'interessato, e molte volte non arriva questo ok. Quindi poi il servizio che se ne fa portavoce. Però è ovvio che non è una decisione che noi prendiamo sulla base delle nostre così semplici valutazioni. Non so se su quelle tre istanze, mi pare che mi aveva detto lei queste, no? Mi pare che di aver più o meno dato risposta. Per quanto riguarda le istanze del Nevaiello, sono veramente tantissime. E sono tematiche sulle quali ci siamo confrontati anche in passato, e sono alcune di queste cicliche. L'esempio che lei faceva del testimone imposto della fuoriuscita, però poi dopo sono uscite fuori udienze, eccetera. Io non voglio
non assumermi responsabilità, però lei lo sa, la decisione dell'ammissione come quella della fuoriuscita non è una decisione del servizio. Il servizio non interviene né per dare un parere nel caso in cui una persona debba essere ammessa a programma come testimone o come collaboratore, non interviene nemmeno nel dare un parere in caso di fuoriuscita. Se viene richiesto, dà una relazione sul comportamento, sulla condotta, su quanto avvenuto durante il programma di protezione, ma non si esprime sulla fuoriuscita perché non è la nostra competenza, non avremo gli elementi. Per poterci esprimere sul rischio dovremmo conoscere carte giudiziarie che noi giustamente non conosciamo. La nostra valutazione sul passato di ciascuna delle persone sotto programma è legata alle esigenze nostre di sicurezza e di schermatura. Non siamo un organo investigativo, quindi davvero su questo non è il servizio che decide se e come e quando adottare un provvedimento di mancata proroga o di revoca. Per cui la interrompo solo un secondo. Mi perdoni. No, perché volevo specificare su questa cosa. Sì, se vuole formulare una domanda. No, volevo specificare su questa cosa che stava dicendo il generale Aceto. È vero sì che voi non avete potere decisionale perché decide la commissione centrale, però la domanda è che comunque voi siete un organo di controllo, giusto? E voi accogliete tutte le istanze che poi vengono presentate alla commissione. Ora, se a voi vi viene chiesto di notificare l'estromissione del programma e poi chi ha avuto l'estromissione vi dà documentazione che questa estromissione in realtà è sbagliata perché un tribunale dà una sentenza e dice che non ha commesso quella cosa e dovrebbe rientrare in programma, non è mai successo che un testimone o un collaboratore rientra di nuovo in programma portando le prove di una sentenza passata in giudicato. Com'è possibile questa cosa? Io le posso solo dire che se la documentazione, forse ho capito anche qual è il caso, se la documentazione è stata presentata al NOP e quindi al servizio, perché il NOP è un'articolazione del servizio, il servizio l'ha senz'altro trasmessa alla Commissione, perché non possiamo fare diversamente. Forse l'accusa che ci viene fatta è che trasmettiamo troppe cose, anche cose meno importanti, alla Commissione, ma io devo fare questo perché non essendo io a decidere, qualche caso in passato di riammissione, forse non ero, anzi sicuramente in quel caso non era testimone, c'è stato, però sulla base di nuove proposte delle autorità giudiziarie, a volte la stessa autorità giudiziaria che aveva fatto la proposta originaria, a volte un'altra autorità giudiziaria, con delle caratteristiche diverse, perché se si è beneficiato di una prima capitalizzazione magari la Commissione dispone che non si benefici poi di una seconda, ci sono dei vincoli, però comunque c'è una nuova proposta dell'autorità giudiziaria. In ogni caso, spesso capita che la delibera di capitalizzazione, di fuoriuscita, di revoca, mettiamola come ci pare, venga contestata e non sono rari i casi in cui l'interessato promuove anche un ricorso al TAR perché è previsto. Qualche caso il TAR ha valutato non congruente la decisione della Commissione centrale e quindi ci siamo regolati di conseguenza. In molti casi l'ha supportata, quindi vanno visti nella specificità. In questo caso, certo, c'è un dato oggettivo che la Commissione ha valutato, però io non sono un componente della Commissione, quindi risulta davvero difficile potermi esprimere al riguardo. E così anche per quanto riguarda l'acquisizione dell'immobile. Se parliamo della facoltà riconosciuta ai testimoni di chiedere che lo Stato si acquisisca gli immobili, lì la procedura anche quella non è semplice, anche quella si fa con il demanio, c'è cioè una valutazione, deve essere accettata. Riconosco che nell'ultimo anno e mezzo non abbiamo potuto avviare nessuna procedura per una questione, non dico finanziaria, perché i fondi li avevamo, per una questione contabile, cioè non era stato creato, quest'anno l'abbiamo fatto dal 1 gennaio, infatti abbiamo ripreso le procedure, non era stato creato un capitolo sul quale poi poter giustificare la compatibilità della spesa. Nonostante avessimo detto è un obbligo di legge, nonostante avessimo detto non è un investimento dello Stato, non è che lo Stato va a comprare case, va a comprare terreni, cioè
è un obbligo previsto, una facoltà del testimone di chiederlo, però siamo rimasti bloccati un anno abbondante perché ci veniva richiesta una dichiarazione di compatibilità con i saldi strutturali che dal 1 gennaio adesso siamo riusciti a fare perché abbiamo dovuto aprire, quindi aspettare il nuovo bilancio, un nuovo capitolo, alimentarlo con dei fondi. E in questo mese io ne ho già fatte ripartire quasi una decina di situazioni che erano in sospeso, sempre che la valutazione fatta dal demanio sia stata accettata, perché molte volte non viene accettata. Io mi rendo conto che la prospettiva del testimone è legata magari a dei valori di mercato, la prospettiva del demanio è legata a dei valori tabellari e qualche volta queste due voci non sono perfettamente aderenti. Però anche in questo caso non è il servizio che fa la quantificazione, si affida un organo tecnico e l'interessato l'accetta. Se l'accetta, adesso siamo riusciti a ripartire, quindi anche le situazioni in sospeso, probabilmente anche quella a cui faceva riferimento lei, le riusciamo quest'anno a far partire. Probabilmente in questo caso potrebbe essere necessario l'aggiornamento della valutazione, vediamo un attimino se riusciamo a farla o se possiamo partire con quella già fatta, che non è troppo vecchia. Per il polo fittizio e il cambio di generalità, anche lì non è una decisione del servizio. Di prassi viene mantenuto il polo fittizio, la domiciliazione presso la Commissione per 2 anni, su richiesta quasi sempre viene rinnovata, arriva un momento in cui termina e a volte questo crea un disorientamento per gli interessati. Però parliamo di persone che sono già uscite a programma da un po' di tempo, salvo che la Commissione non abbia deciso diversamente. Anche in questo caso il servizio è l'organo esecutivo, la delibera lo prevede, il mantenimento di quelle che, brutta parola, ma vengono chiamate misure ultrone, no? Tra cui anche queste. Cambio di generalità è la stessa cosa, ne abbiamo anche discusso varie volte. È vero, è una misura che farebbe comodo a tutti e in un sistema perfetto uno appena entra a programma gli si cambia generalità. Ecco, non esiste questo sistema, la misura, la legge ad oggi la prevede come estrema ratio. Dice proprio specificamente quando ogni altra misura risulti non congrua, non idonea a garantire la sicurezza. Chi fa questa valutazione? La Commissione Centrale, ma non la fa autonomamente, la fa sempre su parere abbastanza determinante in molti casi dell'autorità giudiziaria, che è l'unica che conosce retroscena della collaborazione, della testimonianza, i rischi, l'evoluzione del rischio nel tempo. Noi ci limitiamo a dare corso con il nostro ritardo, meno su questo possiamo anche discutere, non c'è dubbio, qualche volta siamo in ritardo, ci mancherebbe, però non è il servizio che decide se attribuirlo o non attribuirlo. Siamo rimasti fermi perché, le accennavo, la procedura che veniva utilizzata prima non era più sicura, perché l'interconnessione delle banche dati anche a livello europeo ci ha creato qualche problema. Abbiamo dovuto studiare una nuova soluzione procedurale con la Prefettura di Roma e il Comune di Roma. Pare che funzioni, stiamo concludendo in questi giorni il primo caso pilota. Se questo caso pilota si conclude senza inconvenienti, posso riaprire quelle altre situazioni, quelle 33 persone che erano rimaste in sospeso. Presidente, solo una cosa. Posso? Mezzo. No, volevo solo dire chi è stato estromesso dal programma. Non di poterlo dire in un secondo momento il generale, che ha dato una disponibilità di massima, quindi io darei la precedenza alle risposte del deputato Arcari e al deputato Migliore, e se ancora è rimasto qualcosa di nevaso, e dunque le chiederei di attendere che ulteriori precisazioni le possiamo fare in coda, eventualmente anche nella successiva audizione, con più agio anche per lei, insomma. Allora, per le carte calibra, sì, lì dobbiamo trovare un punto di equilibrio tra la disponibilità delle risorse per i collaboratori, la tracciabilità di tutte le operazioni, perché deve essere documentato, e anche la rendicontazione. Le carte calibra non sono intestate ai singoli, sono tutte gestite a livello centrale in forma anonima dal servizio centrale, proprio perché non dobbiamo consentire a un operatore di banca di qualunque posto di poter risalire alle movimentazioni. Questo comporta quella difficoltà che diceva lei, perché l'anonimato
vale anche per, però l'interessato può in qualunque momento, e se qualche volta, lo so perché mi è stato rappresentato e abbiamo preso provvedimenti, se qualche volta gli interessati hanno difficoltà ad avere la cognizione di quello che chiamiamo lo statino delle movimentazioni, ripeto, è tutto informatizzato, c'è poco da... qualche volta ci ha aiutato anche la telecamera del Bancomat, quando non si ricordava qualcuno se l'aveva preso o se non l'aveva preso, quindi si può ricostruire tutto. Se però nell'ordinario avessero bisogno di una rendicontazione standard, quella che noi normalmente facciamo quando andiamo a usare le nostre carte, e se avessero difficoltà a interloquire con i NOP che devono però fornire l'assistenza, se ci sono queste difficoltà nei singoli casi dobbiamo affrontarli e sicuramente risolvere, altrimenti quello è il canale, ma è il canale che è un po' più farraginoso, un po' più impegnativo, insomma, non è agevole, mi rendo conto in alcuni casi, ma è l'unico che ci garantisca l'anonimato dell'operazione, salvo che io non assista visivamente alla persona. Allora in quel caso è un'esigenza, non riusciamo al momento a far diversamente, tenete conto che le carte non sono intestate a loro, sono tutte intestate, c'è tutto dietro una mia firma, io sono possessore di non so quante carte, se mi viene a fare un accertamento fiscale sono iper ricco, no scherzo, però il meccanismo è quello, quindi sono tutte centralizzate, a livello periferico può nascere questa difficoltà, però il saldo lo vedono, non vedono i dettagli, ma il saldo lo vedono, sanno quando gli arriva. Certo, sul fatto che molte comunicazioni dobbiamo migliorare sono d'accordo con lei, perché molte di queste incomprensioni nascono da difficoltà di comunicazione. Quale spesa mi hai rimborsato? Questo è il dentista? Sì o no? Se sì, dimmi quando e cerchiamo di farlo. Se no, dimmi perché, perché alcune spese non vanno rimborsate. Se tu mi porti una documentazione non fiscalmente valida, io non la posso utilizzare, succede anche questo, non la posso utilizzare per il rimborso. Deve essere una documentazione valida per un'attività che non è disponibile per i collaboratori sul servizio sanitario o non puoi accedere per motivi sicuri, cioè ci sono vari requisiti. Poi sulla comunicazione sono sicuro che sempre si può migliorare ed è l'impegno che noi ogni giorno cerchiamo di fare, evidentemente non basta, ma cercheremo di, perché è ovvio che il discorso a livello centrale poi arriva ramificato sul territorio e in questo viaggio, per quanto informatizzato, poi alla fine la comunicazione è sempre da parte di un interlocutore umano e a volte può essere anche carente, quindi su questo sicuramente occorre il massimo impegno del servizio. Rimborsi spese sanitarie, ripeto, per i testimoni la normativa è diversa, per i testimoni è quasi assoluta, per i collaboratori solo in determinate condizioni e ovviamente in entrambi i casi dovrebbe essere, viene valutata anche da noi, abbiamo anche oltre all'ufficio psicologico un ufficio sanitario che fa una valutazione sulla, anche non sull'esigenza dell'intervento, ma anche sulla congruità rispetto alle tariffe standard, perché alcune volte, e quindi a qualche volta potrebbe anche non esserci un rimborso totale se è spropositato rispetto, però comunque viene sempre comunicato tutto, in senso positivo e negativo, però anche qui miglioreremo sicuramente anche la comunicazione. Psicologi, 3, sì, sono pochissimi, peraltro con un avvicendamento abbastanza in questi ultimi anni frequente, perché poi legati a persone che vanno in pensione, quindi, però non lavorano solo loro tre prendono in carico i casi magari più problematici, i casi iniziali, ma non potrebbero gestire la situazione problematica di 5.000 persone e quindi molto spesso c'è quel ricorso alla rete assistenziale che è coordinata sì dai nostri psicologi, ma fa capo alle strutture territoriali. La difficoltà è che anche in questi casi dobbiamo trovare dei professionisti di fiducia, perché sì, è vero, sono mimetizzati, ma prima o poi, insomma, se si parla di problemi psicologici legati alla collaborazione, è ovvio che il professionista capisce chi ha di fronte, no? Non è che sta parlando di... Quindi anche la ricerca del professionista va fatta insieme, non va portato una fattura a posteriori. Io non lo so chi è quel potere, non so che garanzie di sicurezza, sarà un ottimo psicologo, un ottimo psichiatra, ma dobbiamo anche tutelare, se siamo sotto programma c'è un'esigenza di sicurezza prioritaria. Cerchiamo insieme, a volte anche qui nascono queste conflittualità, probabilmente determinate anche dal servizio, non è che, però ripeto, non c'è nessun intento persecutorio, c'è solo l'esigenza di, a volte la lettura è diversa, l'esigenza di sicurezza per noi è determinante.
Per gli interessati posso capire che potrebbe essere invece determinante l'assistenza psicologica. Dobbiamo trovare caso per caso un punto di incontro, qualche volta ci riusciamo, qualche volta meno, però sono davvero tanti in cui, i casi in cui riusciamo a farlo. Poi certamente ci sono delle situazioni in cui siamo stati meno bravi, vabbè, miglioreremo anche in quello. Sui numeri 3 è l'organico e 3 ci sono. L'organico è questo, sono funzionari di polizia, non sono specialisti esterni. Quando la Commissione ha ritenuto di avvalersi di specialisti esterni, ci ha autorizzato a farli, ci ha autorizzato il pagamento e abbiamo pagato. Una volta, in passato, ci sono stati problemi di liquidità per il servizio. Negli ultimi anni, ma non lo dico perché non è merito di questo direttore, è merito dell'amministrazione che negli ultimi 3-4 anni non ci sono, neanche per le locazioni degli immobili, in passato ci sono stati problemi, non ci sono queste esigenze di liquidità. Siamo riusciti a tenere il bilancio in pari, quegli 80-90 milioni a cui facevo riferimento prima, quindi se c'è qualche ritardo è legato o a una documentazione incompleta o forse semplicemente adesso un po' di tempi si sono allungati con lo smart working eccetera, anche noi risentiamo di questo, però non è più un problema ad oggi di liquidità, come in passato. Stessa cosa per gli impianti di videosorveglianza, vanno autorizzati preventivamente, il tecnico andrebbe individuato da noi per quelle esigenze di sicurezza, una volta fatto il lavoro e congruito, non da noi perché non siamo tecnici, ma dalla zona telecomunicazione della Polizia di Stato del posto, perché loro sono i tecnici, ci danno il visto di congruità, una volta arriva questo noi autorizziamo le prefetture a pagare. Se ci sono stati ritardi, possibile, anche in questo caso sono legati o a documentazione non completa, arrivata male o interpretata male, o a dei tempi burocratici che devono essere in questo caso sicuramente migliorati se i ritardi sono legati ai tempi burocratici. Su Bruzzese sono molto curioso anch'io, però noi non siamo un organo, siamo tutti investigatori, tutti tranne il direttore non è neanche più ufficiale di polizia giudiziaria per legge, però gli altri sono anche ufficiali di polizia giudiziaria, ma noi non siamo un organo investigativo. È proprio l'impianto della normativa del sistema di sicurezza italiano di mantenere distinto chi fa la protezione da chi fa le indagini. Noi non, anche le denunce che ci arrivano le trasmettiamo ad altri organi che devono procedere. Quindi su questo davvero non so dare risposta. Sì, ci sono state delle polemiche sul nome della targhetta, va bene, dice che è stato autorizzato, quindi da quella data lì non è stato più autorizzato, però il nome della targhetta c'è ancora, non lo so. Sì, ma non, è un dato notorio perché era uscito sui giornali, sì, non, niente di... io capisco che ciascuno di noi ha diritto ad avere una vita normale, quindi anche a farsi individuare, però in questo caso farsi individuare ha un rovescio dalla medaglia che è molto problematico, quindi il consiglio che diamo a tutti, l'indicazione che diamo a tutti è di interloquire il più possibile attraverso i NOP. Si perde del tempo, ci sono delle difficoltà in più, ma si garantisce al massimo la riservatezza, anche quando si vuole andare a lavorare. Parliamone prima, individuiamo la soluzione, se si può lavorare con il nome proprio, originale, si adottano delle cautele, in alcuni casi l'abbiamo fatto. Quando dobbiamo rincorrere, sì, si arriva tardi, si oscurano tardi le cose e quando il dato viene inserito nel sistema che ormai è tutto interconnesso diventa difficile oscurare una fonte, perché non c'è una fonte, è tutto allacciato e è davvero difficile poi bloccarlo. Quindi bisogna parlarne prima, tant'è vero che quasi sempre noi autorizziamo l'attività lavorativa con documenti di copertura, quindi solo temporanea, perché il documento di copertura non ti consente. Però è sempre il bilanciamento tra sicurezza e reinserimento sociale. Punto di equilibrio va visto caso per caso, evitando poi di fare interpretazioni troppo rigide, questo sono d'accordo. Cambio di generalità, sì, anche lì se c'è stato un errore di comunicazione è possibile che abbiano detto non si può fare, ma no, non si può fare più, cioè le ho detto prima, la procedura è bloccata per problemi per problemi connessi col vecchio metodo che utilizzavamo, che non era più sicuro in questo sistema di maggiore interconnessione. Quindi in questo senso non si poteva fare, non si poteva fare più. E certamente non si può fare fin quando non c'è una commissione che delibera di farlo. Quindi in questo senso sì, però se è stato comunicato male, anche in questo torniamo al discorso della comunicazione di prima, sicuramente è un settore dove va fatto un grande sforzo e lo facciamo perché nelle attività formative che facciamo c'è proprio
ci sono vari moduli dedicati alla comunicazione e all'aspetto psicologico. Quindi è uno sforzo che l'amministrazione fa. Assegno di mantenimento, cosa viene valutato? Viene valutato il triennio sulla base di documentazione fiscalmente valida o di documentazione dati che ci vengono forniti dall'Agenzia delle Entrate. Noi facciamo come servizio una prima valutazione, facciamo un dado, una media matematica, proponiamo l'adeguamento, perché si entra con il tabellare, proponiamo l'adeguamento alla Commissione. La Commissione ha tutte le possibilità di fare gli approfondimenti che ritiene o di valutare secondo una propria, dei propri criteri, anche in deroga a quello previsto tabellarmente, e ci autorizza il quantum. Molte volte il tenore di vita, posso dire, che non ha trovato sempre facile riscontro nei dati fiscali, però qualche volta sì, l'abbiamo adeguato, insomma. Ma non è questa una valutazione, se non nella fase iniziale, provvisoria, non è una valutazione che in senso stabile viene fatta dal servizio centrale. Noi proponiamo, se trasmettiamo i dati, l'istanza dell'interessato, la quantificazione provvisoria che facciamo, poi la Commissione delibera. Referente specializzato, anzi no, prima l'assistenza legale, sì, viene per i testimoni è più ampia la facoltà di farsi assistere, sempre per i procedimenti connessi in senso lato con la testimonianza, per i collaboratori solo per i procedimenti per i quali è stata prestata la collaborazione e sempre che non ci sia la possibilità di provvedervi autonomamente. È un po' assimilato al patrocinio legale, quindi c'è questa facoltà, però se il testimone avesse fonti di reddito autonome, in qualche caso ci sono stati, non ci facciamo carico. Diversamente lo facciamo sulla base dei mandati che ci arrivano dalle corti d'appello, dagli uffici giudiziari, ci arriva la quantificazione quando la documentazione è completata, quindi non ci arriva dal testimone, ci arriva tramite legale dagli uffici giudiziari, noi paghiamo, abbiamo una partita dedicata a questo. I pagamenti avvengono non mensilmente, avvengono in cadenza trimestrale, quadrimestrale, accumuliamo un po' di fatture, di mandati di pagamento e lo facciamo. Quindi anche qui, se c'è stato qualche ritardo, quando c'è stato segnalato anche dagli stessi legali, abbiamo sempre posto rimedio, perché è possibile che qualche cosa, mancate comunicazioni, a volte arrivano doppi mandati di pagamento, allora siamo noi che chiediamo al legale, scusami, ma quale dei due... C'è questa corrispondenza. Certo, per procedimenti diversi da quelli per i quali il collaboratore è stato proposto non spetta l'assistenza legale a carico del servizio. Potrebbe però accedere il collaboratore se ha i requisiti al gratuito patrocinio. Però deve avere i requisiti del gratuito patrocinio. Referente specializzato. Il referente specializzato è un operatore di polizia. La legge sì, lo descrive così, però dice che deve essere individuato nell'ambito del servizio. Nell'ambito del servizio fanno servizio operatori di polizia, non ho specialisti. Ecco perché è stato fatto quel protocollo d'intesa con Invitalia, che non è obbligatorio. Nessuno costringe l'interessato a rivolgersi ad Invitalia. Tutti i casi in cui ci siamo rivolti a Invitalia è perché l'interessato o l'ha chiesto lui o ha accettato la nostra proposta. Per imprenditoria giovanile, per investimenti con fondi europei, ci sono state varie possibilità. Questa è una competenza che obiettivamente, al di là di qualche singolo operatore che potrebbe averla maturata in altri ambiti, non è una competenza di polizia. Però la legge individua l'interfaccia, questo referente speciale, nell'ambito del servizio. Quando necessario, è successo qualche volta, con autorizzazione della Commissione Centrale, noi possiamo avvalerci tranquillamente di specialisti commercialista o altri esterni, con oneri a carico del bilancio dello Stato, ma deve essere la Commissione, su istanza dell'interessato, ad autorizzarlo. Se non c'è questo, io come servizio posso solo appoggiarmi, in virtù di questa convenzione gratuita, ad Invitalia. Mutui agevolati della prima casa. Il mutuo agevolato con Invitalia è solo per la prima casa. Qualcuno, abbiamo provato anche noi a mediare per far aprire dei mutui non prima casa, con Intesa. E lì sono nati i problemi, perché l'Intesa San Paolo, ma anche qualunque altro istituto di credito, perché poi l'abbiamo fatto anche con altri istituti di credito, incominciano a chiedere garanzie che noi non possiamo fornire. Sul mutuo sì, in una certa misura, prima era al 100%, ora al 20%. Però mi rendo conto che con l'abbassamento dei tassi tutta questa convenienza di questa convenzione non c'è, però quando è stata fatta era conveniente. Adesso insomma, si trova anche facilmente.
Però il mutuo prima casa, tenete conto che la prima casa quasi sempre è insita nel progetto, quindi è coperta dal progetto di reinserimento sociale. Mutui per altre attività, senza attingere fondi in Vitalia, sì, l'interessato si trova a combattere con quelle che sono le difficoltà legate al credito per le imprese e quant'altro. Quando possiamo facciamo dei mediatori, quando possiamo interveniamo accreditando presso gli istituti, ma non è che possiamo imporre noi a soggetti privati scelte che devono prendere autonomamente. Per il migliore, per quanto riguarda gli attacchi informatici, allora il nostro sistema no, almeno per il mio periodo di, ma anche per quello che è il dato storico no, e peraltro lo stiamo anche riaggiornando tutti i profili infrastrutturali, ma non ci sono stati attacchi informatici. È difficile, è un sistema chiuso, non ha accessi dall'esterno. I nostri accessi dall'esterno sono su una rete parallela che non ha contatti con quella riservata, quindi ci vorrebbe proprio la persona fisica interna. Al momento, grazie al cielo, non c'è questa situazione. Gli altri sistemi, la sicurezza degli altri sistemi, agenzie delle entrate, INPS, eccetera, viene gestita da loro. Noi gli segnaliamo le situazioni che devono tutelare, però non conoscendo neanche i requisiti non interveniamo nella modalità tecnica, sono loro che hanno degli uffici di sicurezza con cui ci interfacciamo noi, che garantiscono le varie schermature e quindi anche la protezione dagli attacchi. Però non possiamo entrare noi in un sistema che non gestiamo e non conosciamo. Cambio di generalità, cambio di connotati, possibile che qualcuno l'abbia fatto, non è previsto. Possibile che qualcuno l'abbia fatto, possibile che abbia chiesto anche di essere sostenuto economicamente per questa cosa, in qualche caso in passato, durante la mia gestione non mi risulta, però in passato potrebbe essere stato anche coperta la spesa nell'ambito di quelle spese sanitarie che dicevamo prima, altre volte no. Però il cambio al momento non prevede abbinato il discorso del cambio dei connotati, insomma. In caso di che succede per la vita dei minori, dei congiunti nel caso di spostamento e soprattutto nel caso in cui c'è la revoca del programma, ecco, quella è anche una valutazione che è difficile, che viene rimessa alla commissione centrale, e per quella che è la mia esperienza posso testimoniare di situazioni in cui il provvedimento non ha colpito il nucleo familiare se non l'interessato, situazioni in cui il provvedimento ha colpito l'intero nucleo familiare, in entrambi i casi con degli effetti positivi e negativi. In un caso perché si danno degli effetti su chi non ha provocato il problema, altri casi però vuol dire che quando bisogna poi troncare i rapporti, cioè se cambiamo il nome a uno e non all'altro, quei due non devono avere più contatti, andiamo a interrompere catene ereditarie, andiamo a interrompere rapporti diciamo di parentela, è un danno anche quello. È vero che il servizio può sempre certificare storicamente chi era e chi, no, e chi è, però alla fine gli interessati tra chi ha avuto il cambio e chi no non dovrebbero avere più contatti, altrimenti si vanifica il cambio. Quindi in genere si tende a lavorare sull'intero gruppo familiare. Qualche volta non è stato fatto, ma problemi non sono mancati. Monitoraggio territoriale, le presenze sul territorio, i 23.000 che dicevo e quanti altri. Bene, qui dobbiamo tenere a mente una cosa, tutta la normativa speciale sul sistema di protezione si inserisce e complementare con la normativa generale sull'autorità di pubblica sicurezza. La 121-81 sul territorio, l'autorità di pubblica sicurezza è il prefetto che si avvale delle forze di polizia territoriali. Tutto ciò che è sicurezza fisica, materiale, operativa viene fatta sulla nostra regia, sulle nostre richieste, sulle nostre indicazioni dall'autorità DPS che assume le valutazioni e le responsabilità su quella valutazione attraverso le forze di polizia, e c'è una forza di polizia per ogni collaboratore individuata come referente per le attività tutorie. Quindi questo perché la normativa del sistema di protezione è complementare e non potrebbe derogare a quella che è una responsabilità unica sul territorio. Ci deve essere un responsabile sul territorio, perché se c'è una una convergenza di responsabilità spesso ci sono malintesi. Questo anche quando i collaboratori e testimoni fuoriescono dal programma, la sede prescelta per stanziarsi dopo la fuoriuscita viene
segnalata dal servizio all'autorità DPS competente per l'adozione delle misure, perché comunque finisce il programma, non è che non ci sono più misure, ci possono essere vari tipi di misura, anche misure serie a livello UCIS, dipende dai singoli casi. Siamo noi che le attiviamo nel momento in cui escono dal programma. Noi manteniamo quelle misure ultronee quando previsti gli accompagnamenti per il cambio di generalità, tutte le facciamo da interfaccia con tutti i rapporti tra presente e passato. Vado veramente veloce, mi dovete perdonare, però cerco di dare una risposta a tutti. Allora, da quanto tempo sono al servizio? Ho finito. Io ho 3 anni, il servizio è, dicevo nella relazione, è un organismo interforze, viene retto alternativamente da un funzionario di polizia, un ufficiale dei carabinieri, per questi 3 anni sono stato io. Aspettiamo la nomina. La designazione viene fatta dal corpo di appartenenza, quindi il comando generale all'epoca mi ha designato. Chi è stato il mio predecessore non l'ho conosciuto, purtroppo questa è stata una sfortuna perché il mio predecessore purtroppo è deceduto per cause impreviste prima di poter cedere il comando, quindi io non ho avuto un classico passaggio di consegne interpersonale, però per fortuna c'era una struttura che ha potuto garantire la continuità dell'azione. Ruolo di Invitalia ambito servizio centrale. Il ruolo di Invitalia è un nostro consulente, se ci serve lo possiamo attivare. Se ci viene richiesto da qualcuno interessato, ed è successo più di una volta in questi 2 anni quasi di ultima convenzione in atto, lo abbiamo fatto, altrimenti fa il suo lavoro. C'è una convenzione, un protocollo d'intesa stilato a tal fine. Liberi di scegliere, sì, partiamo da lì, è vero, i minori, li ho detto, sono... Ne abbiamo più di 300 in età... Scusi, generale, sì. Posso chiederle quando è stato stipulato questo protocollo d'intesa? No, non mi ricordo se l'ho scritto qua, un anno a luglio, non questo lato se non ricordo male, però se serve proprio la data gliela faccio avere. Aspetta. È un anno, quest'ultimo, cioè, attenzione, questo è un rinnovo perché c'era già un protocollo precedente di 4 anni fa, lo abbiamo rinnovato nella forma precedente con l'integrazione del supporto per quelle che erano le esigenze legate a quella norma sul referente territoriale. Quindi è stato rinnovato con integrazioni. E un anno c'era l'altra commissione, insomma, più o meno. Sì, dicevo, i minori, molti dei quali in età prescolare, cioè sotto i 6 anni, sono tanti, sono 300 e quasi 400 ragazzi. E spesso, normalmente hanno problemi perché vengono sradicati dal loro contesto affettivo e territoriale. Spesso hanno problemi aggiuntivi perché tra padre e madre non c'è accordo. E allora, in ogni caso, quando sono minori, noi interloghiamo sempre, sì, mi rendo conto che è un ulteriore passaggio, però è l'unica forma di garanzia, interloghiamo sempre con le autorità minorili, autorità giudiziarie minorili. Per cui, soprattutto se c'è disaccordo, soprattutto per individuare le modalità per far magari incontrare il genitore che con i quali i figli non vivono, e sempre con le autorità giudiziarie minorili e con i servizi sociali designati caso per caso. Qualche volta ci riusciamo, qualche volta è più complesso, ma è già complesso spesso, è già complesso in situazioni di separazione ordinarie. Figuratevi quando alla separazione ordinaria si aggiungono esigenze di sicurezza e di riservatezza che non consentono la movimentazione standard delle persone, non consentono i contatti con le modalità che normalmente si potrebbe utilizzare. È una complicazione in più, qualche volta questo può portare qualche problema, le difficoltà di inserimento scolastico sono tra i rischi, cerchiamo di risolvere, cerchiamo di affrontarli, parliamo dei bambini un po' più grandicelli. Però se voi mettete queste problematiche in sistema con tutto il resto, ci rendiamo conto che qualche volta il ritardo può esserci, l'inconveniente può esserci, cerchiamo di rimediare, normalmente riusciamo sempre a compensare anche eventuali disguidi, eventuali incomprensioni iniziali. E concludo, difficoltà di confronto col servizio centrale di protezione per chi fuoriesce. Allora, per chi ha avuto il cambio di generalità questa cosa non dovrebbe, spero che non avvenga, perché comunque siamo noi che custodiamo e ci possiamo certificare, come dicevo prima, un collegamento tra passato e presente.
Per gli altri, normalmente quelle che sono le istanze che arrivano noi le trattiamo tutte, però essendo fuori dal circuito tutorio, il referente per le esigenze di sicurezza a maggior ragione non è più il servizio centrale. Per quello che dicevo prima, il referente per le esigenze di sicurezza sul territorio, per chi è fuoriuscito dal territorio, è l'autorità DPS, con la forza di polizia designata caso per caso, carabinieri, finanza, polizia di Stato. E quindi le interlocuzioni, anche perché devono avvenire con una certa celerità, se passano attraverso noi è una lungaggine davvero a volte problematica da gestire. L'interlocuzione deve essere prioritariamente con l'autorità DPS. Poi se serve un nostro contributo di valutazione, un nostro contributo propositivo, un nostro contributo storico, va bene, siamo disponibili e lo facciamo tutte le volte che ci viene richiesto. Spero di averle prese tutte le domande. Sì, no, volevo solo fare una precisazione, la ringrazio per le risposte, generale Aceto, perché proprio è emerso all'interno del gruppo di lavoro su 41 bis la spiegazione che dava lei sui minori, e proprio il problema riguarda proprio cioè la prima fase. E questo che è la proprio... prima fase forse era nell'altra audizione. La prima fase, i problemi spesso si registrano in una fase interlocutoria che viene definita delle misure urgenti, cioè alcune volte c'è il tempo di programmare tutto, in alcune circostanze invece questo tempo non c'è perché per esecuzione di misure, per fughe di notizie eccetera, nasce improvvisamente l'esigenza di tutelare un nucleo familiare. Allora, fino a che non vengono ammesse quantomeno a piano provvisorio, c'è già la proposta ma non c'è ancora la deliberazione della Commissione centrale, i nuclei familiari continuano ad essere gestiti dall'organo di polizia che lo propone attraverso l'autorità giudiziaria. Noi come Servizio Centrale di Protezione abbiamo un ruolo, noi garantiamo la copertura delle spese, non è poco, perché immaginate spostare un nucleo familiare di nottetempo, ci sono delle spese, quantomeno per alloggiarli. Allora, quella copertura all'autorità DPS noi la forniamo subito, basta che ci dicano dobbiamo spostarla, noi non ci serve altro. Questo periodo dovrebbe durare il minor tempo possibile, è legato a una valutazione, all'acquisizione di elementi di valutazione da parte della Commissione centrale, qualche volta è durato forse un po' troppo e quindi sono insorte quelle problematiche lì. Noi, ripeto, il supporto logistico da questo punto di vista lo garantiamo, ma alcune cose non si risolvono solo col supporto economico. E quindi sì, è una cura che dovrebbero avere la forza di polizia che è ancora in gestione il collaboratore, abbandonarlo fino a che non c'è almeno l'ammissione a piano provvisorio e quindi noi possiamo intervenire con tutti i nostri strumenti. Fino a quel momento lì può nascere, soprattutto se questo periodo per esempio cade a fine estate, no? Quindi è ovvio che c'è un problema di reinserimento scolastico, perché è quello il periodo in cui uno dovrebbe farlo. Diamo il supporto, diamo le indicazioni, diamo suggerimenti, però non possiamo operare ancora direttamente se non con la copertura finanziaria. Dal passaggio almeno a piano provvisorio possiamo farlo. Bene, io ringrazio il generale Paolo Aceto, direttore del Servizio Centrale di Protezione, per la paziente attesa dei lavori di questa commissione e la puntuale che è esauriente risposta a tutte le domande. Nel congedarlo vi annuncio che devo integrare alcune comunicazioni. Di nuovo grazie generale, arrivederci.